E dai che ci proviamo! Buonasera! Buonasera! Come sono, buio? Non lo so, non ho potuto fare troppe prove. Mi si vede un po' qua, però dopo vedrete che non si vede più niente perché saremo in modalità conferenze, che sarà così. Però intanto si vede un pochino sopra la mia testa. Buonasera! Sono blu, piace? Preferite degli altri colori? Intanto ringrazio un po' di gente. Karim purtroppo è imbottigliato nel traffico, non so se sia in arrivo adesso, ma intanto ringrazio Light per la sub, a Rikiz per i 9 mesi, a Zeppola, 10 mesotti, belli cicciotti, grazie mille, un saluto a lei e alla sua signora, grazie a Francis per i 29 mesi, all'Incursio per i 7, a Baco per i 41, a Rendan per la sub, a Tester Beta per i 35, a Giuseppe, quello di Bob, per i 30, gli anni di Cristo meno 3, grazie mille, grazie a Buster per i 24 mesi e a Lady Jovi per gli 8. Un po' di delay nella voce? Nel senso che arriva in ritardo la voce? Spades, il lavoro picchia forte ma la resa non manca, faccio così. Leggerissimo, nel senso che la voce è in ritardo o in anticipo? Grazie al Subotage, top di gamma, grazie mille. Fai Karim, vieni qua, fai Karim, sì. Vieni qui, dai, vieni qua. No, vieni qui, bravo, fai il Karim della situ. Va bene. In ritardo di meno di mezzo secondo. In ritardo. Andatemi un secondo. No, dove cazzo è l'audio mio? Eccolo qua. Boom. Ora come va? Come va adesso? Meglio? Alex, grazie per i 43 mesi. Adesso è perfetto? Applaudo. E le luci invece vi piacciono? Già che siamo qua, vediamo di sistemarci anche le luci, dai. Preferite così oppure, non so, una roba tipo questa? Oppure una roba tipo questa. Più chiara è meglio? Questa qui. Che c'è? Le piace a loro però. Quindi, o questa? O questa, preferite questa? Questa qui è un po' più meglio, un po' più energia, un po' più colore dell'energia. Non so come selezionarle tutte e tre, tra l'altro. Così? Così meglio? Così è più bello, però. Così è più bello. Luce calda fa più casa, esatto. Qui, sì, punto esclamativo, fan... fan fest, se volete i popcorn. Grazie a Kurt Measure per gli 11 mesi. Meglio così? Dai, bene. Bene, dai. Sono contento. Adesso me li prendo. Bello che rimano trasparente, è vetro. Si chiama vetro. Ciao pur. Non so se mettere anche qui due pupini. Ci stavo giusto pensando e che ormai mi sa che non riesco mica a farlo. Vediamo. Io ci provo lo stesso, tanto finché non arriva Karim possiamo fare quello che vogliamo. Guardate che bellino, che siamo anche seduti giusti. Guarda, così, guarda che fanno una bella cornicetta, fanno. Aspetta, guardate che bello. Eccolo là, c'è Karim Musa. Posso fare finta, però c'è Sif adesso, insomma. Aspetta, che rimpicciolisco. Io vedo l'immagine grande così, quindi dovete anche un attimino capirmi che non vedo benissimo. Com'è così? Bello? Thank you Purpuris for these awesome drawings. Grazie a Darken per i 21 mesi. Li ha fatti Pur. Gabriel, mi puoi spammare l'Instagram di Pur, per piacere? Non so cosa vuoi dire. Karim un po' più grande. Così? Li vedo così io.
Va bene? Lo ringrandisco ancora. E non lo vedo, io non vedo niente, non vedo niente. È piccolino anche lì. No, va bene, secondo me. Thank you, poor. Have a great time or wherever you are going. I'm not talking. Grazie, Gabriel. Grazie, Gabriel. Seguite tutti Purpuris su Instagram, che fa lavori bellissimi. Ciao, Simettone. È fan food, esatto. Purtroppo ve lo posso far vedere, ma tanto non. O c'è scritto sulle confezioni di popcorn? Vediamo. Popcorn? Sì, fan food, vedi, dovete scriverlo così, ma tutto attaccato. Vedi? Fan food, guarda qui. È che non voglio ancora unboxarli finché non arriva Karim, perché voglio vedere la sua reaction, cioè voglio vedere come reagisce a. Se, come parlo, sembro uno streamer, vi chiedo scusa. Voglio vedere la sua faccia quando li assaggia. Se arriva, non ho più notizie. Non ho più notizie sue. Dove vai? È andato, si è rotto i coglioni. Tu capisci cosa sta succedendo? Stiamo aspettando. Allora, tra 3 minuti, in realtà, parte il pre-live del Summer Game Fest. Karim doveva arrivare alle 5. Purtroppo ha trovato svariato traffico. Ha trovato svariato traffico e si è perso nel nulla. In teoria dovrebbe essere arrivato da poco all'hotel, quindi non mi ha più aggiornato, però adesso mi dirà lui, e quindi a breve dovrebbe anche avvicinarsi. Si vedono i rettangoli del face detection? Ah, ma è presto sistemato, aspettatemi un attimo. Arrivo, eh. Ok. Spariti? Bravo, portami il riccio. Si vede ancora? Si vedono ancora? L'inquadratura l'ho messa un po' altina. È un po' altina l'inquadratura, ma non si vedono più. No, infatti sono un mago. Sì, però con questo culo mi sposti i cavi. Vieni qui. Vieni qui. È finito? Grazie a Papenzo per i 34 mesi. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Vabbè, che dobbiamo fare? Scusi signore, dica, Comunque, per 18 adesso clienti, sembra funzionare tutto per il 18, ma che meglio. altro che se fa i cazzi suoi, Bene. 19, 19. Il computer sta andando un po' in fiamme perché questo logo qua che si muove, e in realtà prima, in realtà ci doveva essere. No, allora, qui vedete anche lo sfondo animato. Vedete che ho messo lo sfondo animato? Però fa un po' di fatica ad andare tutto. L'ho dovuto togliere nell'acquisizione dopo. L'ho dovuto togliere dopo. E vedrete. Ricky, ho fatto dei video da 20 minuti, pesano circa 5 giga. Avrei dovuto alleggerirli un po', visto che sono piccoli, ma intanto vado a lavarmi gli occhiali che non vedo un cazzo. Ma tanto mi sentite, quindi che vi frega. Sono qua, eccomi qua. Eccomi. Arrivo. Non vi leggo, ma arrivo. Ah. Tanto sarete piccolini, fa niente. No, allora, diciamo che ho. La TV si continua a accendere e spegnere, io non so perché cosa sta succedendo. In attesa dei Game Awards, perché dovrebbe partire adesso la live dei Game Awards? Perché scattava anche l'anteprima della diretta. Infatti, adesso spero che parta Geoff, che così mi dite voi mentre sono in diretta, perché ho fatto delle prove ovviamente off-screen. Grazie a Sanguinaccio, ormai non ho più idea. Auguri, grazie mille. Grazie anche a Valux per la sub. Subbatevi, ragazzi, per il video dei sub. Per le live dei sub, per il Discord dei sub e adesso anche il Telegram dei sub. E spero che abbiate fatto Questa tutti casa il mia è vostro tetera. Toto Cazzi, che io ho lasciato la penna di sopra, tra l'altro. Spero abbiate fatto tutti il vostro Toto
Summer Game Fest, avete ancora mezz'ora per fare il vostro Toto Summer Game Fest e taggatemi su Instagram, va bene? Cambiate il microfono? No, è lo stesso, solo che mi sono alzato un attimo. Si è inchiodato tutto qui. Ecco qua. Dobbiamo fare anche noi 5 per 4, possiamo fare bingo normale, fatelo come volete voi. Sifo, sembra bello carico per la conferenza, vero? Ah, ti piace così, eh? Che animale di merda che sei, vieni qua, fatti abbracciare. No, niente, vabbè. Abbraccialo bene. Tanto i pini nel naso. Smarmellaton, 18, due figli praticamente, ma tre... 3 per 2, quindi minore di 3. Vediamo se è giusto. 3, 6, 6, 12, 18. Confermo! Smarmellaton, complimenti. Tu sai la matematica. No, si pronuncia. E ti posso assicurare che sei ben al di sopra di una terrificante media che avrebbe scritto quell'equazione in maniera errata. Equazione, si dice? Con Glovo hai tutta la città a portata di mano. Gioco. Voglia di qualcosa di diverso? Ordina un Glovo. Con un bel film ci vuole un buon gelato. Scarica Glovo e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti. Cosa qui, che così ci organizziamo intanto che arriva Karim. Bravo, sì, passa, per l'amor di Dio. Vorrei mai, turbarti. Vediamo. Vediamo se lagga qualcosa, se funziona tutto. Che paura. È alto il volume? Abbassa un po' il volume, lo abbasso solo per voi allora. Aspettate un secondo. Ma in realtà lo posso abbassare da YouTube e alzarlo. Datemi un secondo, vediamo. Come va? Va bene così a voi? Lo alzo un po' io, per me. Sento una madonna. Magari adesso si sente un po' di rientro. Com'è? Si sente tanto rientro? Vedo che si alza la barra ogni tanto. Non si sente rientro perché magari è sincronizzato, quindi bene. Riesci a metterlo al 75% di volume? Ma è più basso così, Kremitz? Perché lui è il 75%? Non sentite rientro? Bene, poi vediamo. È un po' ovattato. La mia voce è ovattata, grazie al cazzo, ragazzi. Sto parlando a un lavalier qui. Ci sta che la mia voce non sia perfetta. Cos'è il Toto Summer Game Fest? Grazie per avermelo chiesto. Va bene, adesso vi faccio vedere. Dovete creare una scheda alla bingo. Eccolo qua, vediamo se lo riesco a ribeccare facile. Ho mille robe aperte, datemi un attimo. Eccolo qua, guardate che bello. Cazzo, non l'ho mi serve la penna.
Madonna, che fulmine che è venuto fuori qui. Ok. Eh? Ah vabbè, ma ce l'ho già qui, guarda, in maniera subito... Ma che musica di merda, posso dire? Darkness 44 come... Hey, gatti! Le gag, grazie mille! Grazie a Clomar per i 62 mesi! Ok, vediamo se riesco ad arrivare alla fine di questo discorso. Più... Ecco qua. Il nostro bingo per stasera al Summer Game Fest. Siamo live! Fateci vedere il vostro bingo. Sì, sì, taggateci che vi ripostiamo, Mi fa veramente cagare questa musica, devo essere sincero, non mi piace per un cazzo. Mi sta veramente facendo di un cagare che non avete idea. Summer Game Fest, eccolo qua. Twittato anche, l'ho anche twittato. Che popcorn ha preso? In realtà non li ho pagati, mi sono stati mandati da FanFood, punto esclamativo FanFood. Che pur mi ha disegnato con questa, io mi sono messo questa. No, niente, pensavo che fosse carino, invece è Leomet.
Ciao Gattone, ne approfitto di questa pausa pre-show per segnalarti del gioco da content, si chiama Boring Game, nome tremendo lo so, ma è una simulazione di dentista, interessante, grazie mille. E grazie a Azrael per la sub. Mancano 18 minuti, ma scusami, Karim deve fare il put, non è che... Il musica di Little Labs. Cosa devi fare, Karim? Arrivare. Dai, vieni qui. Grazie Elsong per i 34 mesi. Vabbè, allora, facciamo così. Mentre aspettiamo Karim, cliccate tutti su abbonati e vedete se dovete rinnovare. Grazie a quella maiala per il 69. E ha fatto 69. Cosa dovevo dire? Io nasco come batterista. Ho suonato il pianoforte per anni, però sono nato come batterista. In realtà ho giocato tantissimo a Guitar Hero World Tour con la batteria. Quindi sono anche batterista. Professionista. Sono nato in una batteria, sì. Grazie ad Alex per i 7 mesi. Grazie a The Skywalker per i 2 mesi. Inizio a preoccuparmi però, scusami un secondo. Cioè, ha detto che stava arrivando. Sono passati 10 minuti però. Vacca puttana. Ah, sì, mi ricordo. Non so se preoccuparmi. Karim, vieni qui. Vieni qui, Karim. Grazie al nero per i 30 mesi. Madonna, che poca voglia, eh? Che poca voglia, schifoso. Vieni qui, vieni qui. Ecco qua. Bravo. Devo fare dei gran peti, tra l'altro. Chiamalo che ci stiamo preoccupando, aspetta un attimo, non voglio neanche metterli pressure. Ravanilla, grazie mille per la sub. Ho detto giusto? Grazie a Lughe per i 43 mesi. Attenzione, mancano 15 minuti. Dove cazzo, cosa sta succedendo? Cazzo d'asfalto per gli 11 mesi. È tagliato, sì. Ah, sì, mi ricordo. Hai sentito? Quaku, grazie mille per la sub. Non so se telefonargli però adesso, perché è passato veramente tanto tempo. No, io so che erano a nord di Treviso, non so quanto a nord. Siamo fuori dietro, eccolo qua. Grazie a Marco per i 10 sub! Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore.
Riccardo, dai una cospicua mazza, signore. Riccardo, dai una cospicua mazza. Riccardo, dai una cospicua mazza. Riccardo, dai una cospicua mazza, signore. Riccardo, dai una cospicua mazza. Riccardo, dai una cospicua mazza. Eccoci qua. È stato allora, minuti fermo qua, madonna. Vuoi giocare? Si fermo. Hai 10 minuti per raccontarmi che cosa è successo. Allora, a parte il fatto che la telecamera dall'alto è una cattiveria per uno che stavo aspettando, volevo farlo assieme a te, sei arrivato adesso. Cattiveria per chi sta stempiando. Però non ti si vede. Adesso è piccolino. Non è male. Lo so. Cioè, non è male. Poi, se vuoi, per le prossime serie lo possiamo aggiustare. No, solo che benissimo. Ero da solo, non c'era neanche lei. Mi dovevo alzare e non vedi che non c'è il ripartino, non c'è l'anteprima. E quindi ero da solo. No, va al massimo così. Ah, giusto, è vero. Qui. Comunque, sei partito a mezzogiorno. Sono partito a mezzogiorno e sono arrivato alle 8. Però. Quindi 8 ore di viaggio per 4 in realtà erano, 4 ore e mezza da Torino, ma c'erano 3 incidenti diversi, uno verso Milano, uno verso Verona e l'altro nelle strade statali e 2 volte ci siamo fermati, quindi... Tutto in treno? No, se no il treno, col cazzo no, che treno, no, mica no. 3 incidenti in treno, ma sarebbe stata grave, porca troia. Quindi... Mamma mia, è stato terribile. Sono quasi 400 km, però sì, 8 ore sono troppe. Sì, veramente. Sono così andato a piedi, veramente. A giusto. Napoli. Sì, a sì, Napoli, tranquillamente. Grazie e quindi, dai. Però ce l'abbiamo fatta al pelo, però... Sentite meglio lui o me a sto punto? Perché lui l'ha tenuto per fuori il microfono. È stata una schiaggiata. Credo si uguale quando... Perché mi hanno detto che ero battato, sì. Eh beh, sì. Ciao. Ci salutate Luna, è andata a fare la pipì. Sì. Credo. Sì. O la cacca, non so. Poi glielo chiediamo. Kerem si sente peggio. Come è possibile? Boh, non lo so. Forse perché è un po' appeso a cavolo. È più vicino al tuo. Io ce l'ho vicino. Sì. Ma puoi appenderlo se vuoi. Ah, effettivamente. Devi rimettere il magnete, però. Io sono battato e te no. Ma è difficile. È strano, no, ma infatti. Però magari sì, strano. O magari c'è il rientro uno dall'altro. Vabbè. Si sente bene la più basso. Purtroppo, era solo purtroppo più basso, da quando. O forse posso regolare la differenza di voce. Prova. Mono. No. È diventato affettuoso questo cane. Si vede che tra 2 minuti se ne va. Vabbè. No, non so toccare. Ah, sì, mi ricordo. Vabbè. E quindi siamo in vuoi tempo provare? In tempo. Li provo. Come sono questi? Salati. Se vuoi, aspetta. Oh. Tartufo, cocco, cos'è che abbiamo? Caramello o cioccolato? Cocco. Vuoi il cocco? Sì. Prego. Sono chiusi? No, quelli sono salati. Però non sono proprio aperti questi? No. Ah, ok. No, ma puoi aprirli, puoi mangiare quello che vuoi. Pensavo fossero... Okay. Magna. Era per provarli. Certo. Wow. Quindi? Come sono? No. Popcorn, non molto salati. Sì, però non sono come quelli in sacchetto. Sono molto salati, però buoni. Molto salati. Grazie a Seba per 25 mesi. Ah, gatto. E a banana per il giusto cazzo, perché io sono a dieta.
Le hai già parlato del Toto qualcosa? Sì. Ok. Io ho fatto il Toto trailer con The Day Before, perché l'altro ieri è uscito un trailer. Però era un po' fallato, mi sa, questo coso qui, perché non sono buoni come al solito. Niente, scusa. No, sono molto salati, però buoni. Hanno fatto uscire il trailer ufficiale di The Day Before. Ok? L'abbiamo messo. Quello di 40 secondi. No, abbiamo messo The Day Before. Nel Toto, sì. No, io vorrei invitare la gente, perché tanto dura 40 secondi, ad andare a vedere questo official trailer di The Day Before, perché sono 40 secondi di un video pre-renderizzato di un sopravvissuto su una Lamborghini gialla che scorrazza per le strade vuote. E si basta. Diverte. E il trailer dice: siete pronti per l'esperienza survival più bella di tutti i tempi? Ve lo giuro su Dio. È una... Ci stanno prendendo per il culo. Io... Beh. Ormai... Io ripeto che secondo me quel bug di Steam non era proprio vero. Anche secondo me. Ribadisco quella cosa. Anche secondo me. Grazie a Manuel per i 58 mesi e Dalton per i 2. Questo tra l'altro si alza, solo che il filo non ci arriva. Sì, ciao. Ho calcolato male la distanza, devo prendere un cavo un po' più lungo. Sono un po' indietro, guarda. Basta che si fa così. Si fettone qua. Sui miei piedi. Velocità di riproduzione 2x. Tac. Posso mettere anche i sottotitoli? No, in inglese va benissimo. Che c'è? Qualità automatica? No, 1080-60 per cortesia. Oh, mamma mia, che differenza. Il mouse. Dov'è? Da fastidio, può dare fastidio. Un pochino. Tra l'altro... che casino per settare tutto quanto, perché la TV è 4K. Questo fa un po' di fatica a gestire il tutto. Tra l'altro ho tolto anche lo sfondo animato. Grazie mille Dale per il 5 sub, non ti avevo visto. Perché hai tolto lo sfondo animato? Perché ho fatto dei video, l'ho provato a mettere. Ditemi se lagga adesso. Perché ho fatto dei video da 20 minuti e pesano tantissimo ad OBS. Ah, ok. Ma potevi fare un minutino di loop, no? E purtroppo il video animato ha uno stop. Da come l'ho fatto. Prego. Okay. Però in realtà non si nota, quindi lo toglierei anche e basta. Lo sfondo animato. Sì. Giusto per sicurezza. Precipitazione superiore a 0,1. Ho ricominciato a prendere. Lagga YouTube, ecco infatti. Adesso dovrebbe essere tornato a posto. Grazie alla coppia romana per i 42 mesi e Reynolds per i 2. Fa caldino adesso. Abbasserei la temperature. Caldo, freddo, bene. Mangia. Fa caldino, sì. Mi ricordo. Questi sono al cocco, li provo. Prego. Non sono il mio. Non ti piace il cocco? Sono un fan del cocco. Quelli sono più croccanti, lo vedo, che sono più croccanti. È vero? Non male. Secondo me quella scatola lì era un po' sfigata, perché dovrebbero essere tutti così. Sono scaduti. Dici? Grazie a Peo per la sub. Dove vai tu? No, c'è il filo. Bravo. Grazie Filippo per i 2 sub. Come state voi? I miei popcorn preferiti? Quelli salati, devo essere sincero, i salati. Non posso darvi niente. Tipo no, mai. No. Cocco, proprio per cocco. Ma neanche non. Grazie Pirisino, 2 anni festeggiati col signor Lusa e il pacco di Joff, che sicuramente vedremo stasera. Sicuro? Così. Ah, dici... Sì, sarà una freccia. C'era quello sketch nello spettacolo di Aldo Giovanni Giacomo, quello degli svizzeri. Cosa succede? Cosa succede? Cosa fa? Cosa sta facendo? Dimmi che cosa devi fare. Non ci passa tanto, sì. Da qualche parte si incespica. A coda, tipo. Sì. Quindi... Quanto fa cagare sta musica? Sta musica così un po' puzza. Prisino, 2 anni festeggiati, l'ho già letto. Mi fa proprio cagare, non so cosa dire. Ehi, basta. Sono curioso. Di vedere la conferenza, sì. Ho messo 22 gradi. Adesso vediamo se siamo in 4, più un cane gigante. Hai ragione, gigante. Beh, ho visto quello dei miei. Sì, ho capito, però è lì che è piccolo. Piano! Ok, metto 21 gradi così ci viene la gonorrea. Come bloccalo? Come faccio? Ma sì, adesso sta lì con voi. Come che è già iniziato da un bel po'?
Mancano 3 minuti, veramente, alle 9 inizia. Ma intanto voi lo vedete con noi, ragazzi. Quindi no, secondo me loro lo stanno guardando da Twitch. Immagino che da Twitch ci sia una specie di pre-show. Io lo sto guardando da YouTube perché YouTube in realtà... Adesso hai visto che devi pagare per avere il 1080 buono? Su Twitch? Su YouTube. Ma perché caso? Su YouTube. Cioè, allora, è sempre 1080p, ma per avere il bitrate meglio devi pagare. Io voglio morire. Non su questo, non su questo, perché non c'è. Io ce l'ho il premium. Ah, oh, cazzo. Io non ce l'ho qua. No, aspetta un secondo. Vediamo, Qui non c'è forse perché è una live. Però nei video c'è quella cosa lì. Io ho il premium, quindi non me ne sono accorto. Sì, ma che palle, ragazzi, madonna. Sì, però i video però me li fa caricare. Sono 20 giga e diventano uno. Quindi che cazzo vedono loro di più bello. Grazie, Jack, per 24 mesi. Tra di sottotitoli, sì. Anche perché noi non so quanto sentiremo bene. Cosa tocca? Perché hai abbassato la luce? Usando l'iPad hai anche toccato la cosa. La luce. Quanto dura la conferenza? Un'ora e mezza? Non l'hanno detto. Cioè, non lo so. Di solito un'ora e mezza. Un'ora e mezza, sì. Se sono solo trailer, poi anche facile. No, ma scherzi. Ah, c'è Geoff, giusto. Ma figurati. Forest, grazie per i 6 mesi. Abbonato in maniera discontinua da fedele, grazie. 2 ore. Quanto costa YouTube Premium? Non mi ricordo, quanto è? 10 euro al mese? Vabbè, dai. La musica è un po' alta rispetto alle voci. Confermi, Gabriel? Posso anche abbassare un pochino da qua. Sì, forse un pelo... come noi. Sì, poi bisogna. È che non voglio stare lì a passare il mouse ogni volta. Perché non so neanche. Ragazzi, non importa se siamo indietro, voi guardate la cosa con noi. Non vi preoccupate. Ma poi indietro di cosa? Manca un minuto, lo vediamo. Poi tanto voi la vedete con noi, quindi. Anche perché veramente alle 9 inizia, manca un minuto. Che è indietro di quanto? Nope. Come che siamo davanti adesso? Qualità? No. Non manca più. L'ho appena fatto. Velocità di riproduzione. Hai ragione. Che poi quanto ci avremmo perso? Qualche secondo. Una ventina di secondi, diciamo. Beh, sì. Ma, vabbè. Però, ripeto, se lo dovete guardare qui con noi, voi che cosa vi cambia? Esattamente, non aprite altre finestre, ragazzi. Guardatelo con noi, buonanotte. Cioè, lo stiamo mostrando apposta. E qui, tra l'altro, ho fatto anche la cosa in modo che vediate molto senza che noi copriamo troppo. 9! Madonna. 6! 5, non posso dargli niente. 4, 3, 2. Si può urlare qui? Sì, non si sente niente. Puoi morire e il vicino non lo sa. Bellissimo. No, perché io poi mi prendo. Ah! Esattamente. Sono morti, credo, tutti loro. Ma io prima poi mi prendo bene. Però il vicino non lo sa. E vedi il countdown. Welcome to the stage, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Madonna! Ho visto i sottotitoli. Eccolo! Ah, sì. Però c'ha la maglia che copre un po'. C'ha la maglia che copre un po'. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest! Ha detto ciao a tutti, benvenuti. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels scattichi anche da noi il video. Sì. Fan audience for the first time ever. Welcome everybody. È per quello che prima abbiamo perso qualche secondo. Considerate che il portatile comunque sta facendo un po' di fatica a renderizzare tutto quanto. Ma il bordo giallo è loro? No, è la chiappa UBS. Adesso magari si riprende. Il problema è che ha tre schermi, sta gestendo tre schermi. Grazie Nemesis Ita. Rientra nel microfono. Rientra tanto, ragazzi. Of great games in development and our singular goal today is to get you excited about the future. Oppure probabilmente un po' di eliminazione del rumore, datemi un secondo. Gameplay of Mortal Kombat 1. Gameplay di Mortal Kombat 1. Beh, questo si sapeva. L'ho detto. Scusami. Non voglio spoilerare next season. And yes. We do have a very special grand finale. Buona qualità più uso della CPU, no? Hanno detto che hanno un gran finale che non vogliamo mancare.
Beh, noi non andiamo da nessuna parte, quindi dobbiamo... Siamo qua apposta, Geo. Come va adesso l'audio? GTA 6 potrebbe, potrebbe. È un preso perso? Meglio? Sì, il personaggio è lui al 100%. Ah, cioè, Ubisoft. Cazzo, wow. Ma l'hanno rischiato? No, è uno nuovo, non è ti quello... Ti immagini che le sabbie del tempo però... No. O il remake del primissimo. È più probabile quello, era in 2D, era. All hope rests with us. Questo design è fantastico. Questo design è quello dei free to play ormai. We weren't prepared for what was coming next. Non so come altro togliere audio, ragazzi. Then again, they weren't prepared for me. Che palle che scatta. Sì, la neve scatta, non fa tantissimo. Sai che è un po' che non gioco in platform così bidimensionale? Anch'io. Provo a togliere questo logo qua che magari aiuta. Capite, purtroppo il portatile gestire tre monitor fa un po' di fatica, ragazzi. Non sembra proprio Prince of Persia. Beh, se conti che il primo Prince of Persia era così più... Beh, insomma, non così moderno. Non era action. No, non era più moderno. Va meglio adesso che ho tolto il cazzillo? No, non era così bello, Gabby. Ti potrei alzare l'audio della live? Certo. Hai perso un po' scorta. Non ho problemi. No, no, basta che non passi quell'altro. C'è ancora rientro? I popcorn sono buonissimi. Ok, adesso sembra non scattare più, tra l'altro. No, ma infatti era una roba. Ok, ok. Ok, nessun rientro. Sembra che non scatti più. There's a little surprise. Prince of Persia The Lost Crown is coming. Sì, adesso voi siete ridotti magari di paura. La serma per 15 mesi. Platformer in the iconic series with deep combat, some huge. Cazzo, me l'hanno presentato qua tra l'altro. Incredible platforming, puzzles and animation. Perché abbiamo la conferenza Ubisoft. You'll be able to see more at Ubisoft. Cioè, qui fanno vedere sicuramente Assassin's Creed Guerre che l'hanno detto. Grazie, Doctor. Let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated. Sì, però è... That's right. È un po' un chissene in culo, purtroppo. È un puzzle platform. Se lo leva subito. Io sono curioso, speriamo l'abbiano un po' aggiornato. It has been 4 years since MK11. Poi mi dice una moda, in realtà è un reboot per finta. Un seguito, sarà nello stesso universo? Sì. The reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat. Ah, far vedere solo le fatalità. Cosa sta succedendo? Ma giù per le scale è pericolosissimo. Il Mortal Kombat è pericolosissimo. No, no, scusami. Che palle. Gli mancava la parte di... non avevo ancora la lama nel cappello. Then go before I put you down. Fight. È uguale, è identico, sempre uguale. Okay. Va bene, bene, eh? Sì, sì, sì. Dopo io non lo gioco però, da 30 anni. Sì, però non cambia un cazzo dagli altri Mortal Kombat. Dall'ultimo che ho giocato io mi sembra la stessa cosa. C'è sempre un quel combattimento un po' snappy, un po' senza frame. Però è quello che proprio da giocare mi dà sempre più gusto. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine. Ah, family blade, questo è il cammino. Ma che bel cammino che ho. Bello, moderno. Bello, interessante. Ma scusa, ma lui è il nipote di Sub-Zero? Non è possibile. Io la lore l'ho persa 20 anni fa. Però lui è, siamo chiaramente in un futuro, detto, non era una fatalica, era una mossa. Era una mossa, che... sì, era un X-Ray. Minchia, sì. Quelli che hanno introdotto con... sì, con... con l'otto. Con l'otto? Va benissimo. 8 o 9? Forse con 9. Ok, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang. Grazie, Pocket. Protector of Earthrealm. God of Fire. La dice così. Sono il dio del fuoco.
Poi la Madonna, c'è cioè, le combi infinite di Killer Instinct. È diventato un tag team, è diventato. Grazie anche a Fritz per 26 mesi. Bello però. Molto bello. Non è tanto diverso dagli altri. No, è bello, sono belle le nuove. Le nuove fiamme della animazione. Questo è il giovane Ryder. Sì. È arrivato a Trilli. Ma perché ogni tanto arrivano dei personaggi che... saranno le mosse... Ma quello era, era coso... Che è Kano? Ah, no, sì. Ah no, per un bambocchio. Sì, sì, eccolo. È lui. Che palle che si vede anche qua che il beh, gameplay morto, a 60 frame, le cinematiche a 30, che fastidio. Kitana e Milena. Sì, Milena è quella viola. Kitana è la blu. E... Milena dovrebbe essere un clone, no? Di Kitana. Chiedo, non mi ricordo. Io so la lore soltanto di personaggi inutili tipo Ermac. Vai, vai. La sorella, sì, ma non è. Ma è la sorella vera o la sorella finta? Perché, perché Milena dovrebbe essere la figlia di Shao Kahn. Ah, devo dire che mi aspettavo un pelo di più, purtroppo hanno detto solo il tag. Sono esattamente come quando guardavo gli altri Mortal Kombat. Sì. Da un lato hai la sicurezza che è bello, perché è bello, sì, erano belli gli altri. Sì. Però sì, è la stessa roba. Oh, oh che bello, le fa male, madonna. Ma gli ha preso la testa da dietro! Aveva il corpo no, piegato in tasca, gli ha trapassato il petto con le lame, gli ha preso la testa e l'ha fatta passare. Secondo te farà, cioè, hanno fatto una collaborazione con tipo un chirurgo per gli un mondo? Dici che sono veritiere? Sì. No, anatomicamente non accurato. Io non credo che tu possa tirare fuori la colonna vertebrale a un cristiano così. Perché, no, però, c'è, perché è tenuta ferma. Io dico, però, preordina per avere Shansung, tra l'altro. Sì. Però, magari, la colonna sonora è esattamente così com'è. Vera e tutta, con le vertebre di qua. No, la colonna vertebrale, dici, sì, però, sì, però c'è roba attaccata, però. Sì, quello sì, però non è che la sfidi. Cioè, dovresti giusto fare delle incisioni sulla schiena, ma North, grazie per i 3 mesi, grazie a Dodingo per i 30 e Cyber Alexander per la sub. Non puoi vedere Dr. Claimditz con te. E boom. Ah, è quello di Mortal Kombat. Sì. Tu volevi 33 del 3 da Revolve. Cosa c'è? Però bella sta volta. Ok. È droga? No, è vuoto. Thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1. Grazie a Lino per 14 mesi. Everyone just wants to know more about this because first of all, this is in a it's MK1, right? Went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. Sì, però Moro mi diceva che non era proprio un resettone completo, cioè era tipo un altro universo. There's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up, so we're just kind of rebooting, and that's what the one is for. Però continuerà a parlare di reboot. Quindi magari Moro dice stronzate. Game gameplay, the cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo.
amico Aldo. Sonia non è la figlia di Johnny Cage. Non è Sonia Cage? Grazie Polpo, Rolfix, Nemesis e Santo Dio. La moglie, ah giusto, la moglie. La figlia, come si chiama la figlia? Esatto. Perché l'ho vista bella giovane, l'ho vista. Perché poi diventava poliziotta. Cassie. Guarda che figo che non guarda lui, perché ascolta. Ah, vedi, è proprio tagro. No, sai che non mi piace questa cosa di picchiaduro. Sì, lo chiami. Sì, è il tuo collega che ti aiuta a dare un supporto. Hanno fatto così in tanti giochi. Sia il tag che ti chiama quando hai bisogno. You know, basically an whole arsenal of their moves. Sì, però, arriva e va via. You'll see them appear twice in there. Guarda, sai cosa mi ricorda? Un bellissimo gioco di Rockstar per Play 1, si chiamava Rival School. Ed era con il cambio fatto così. Sì. Ah, scusami, c'è chi di ha 58 mesi. With Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. La funzione support di Naruto Ultimate Ninja. Ho la 360 di là, se vuole. Rival School era bellissimo. Mi ricordo del T7 Mortal Kombat, sì, tantissimo. Sì, tutti quelli della generazione prima della generazione. Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old. Non so se c'è bisogno di parlarne così tanto, però. Beh, Mortal Kombat. Well, speaking of nine of the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least knowing that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Volete popcorn? That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be. Mortal Kombat Tekken, mi sa che vince Street Fighter 6. And that never really worked out. Ora come ora, per me quello con la creazione del personaggio. You know, we are this close, like four or five times. Sì, la creazione del personaggio è tanta roba, però. Vabbè, la gente la usa solo per cazzeggiare, purtroppo. Popcorn Fan Food, punto esclamativo Fan Food. Avete il 15% di sconto, io il 5%. Però mi hanno mandato un pacco, quindi siamo molto contenti. Fan con la U. Secret to keep over the last 4 years, and so. Non è quelli salati, invece sono salatissimi. We could not be more excited in terms of getting players' hands. Sì, c'è tutta la campagna Open World, lo so. Throughout the summer, we're going to be showing at MK1, as you said, this weekend people will be playing it, press media, io, sai cosa mi manca? Una roba tipo Tekken 3, quella modalità avventura beat'em up a scorrimento di Tekken 3. Era carina. Che l'unico gioco dove hanno preso le meccaniche di un gioco di lotta per farci un'avventura era Shenmue. Che hanno usato anche Super Smash Bros. Melee. No, non Melee, scusami. Quello del Wii. Another big Brawl. Ed era una merda, Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, with faithfully updating and patching the original POE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Guarda che caso, l'incredibile Popcorn dice che il sito non è sicuro. Oh no! From Path of Exile 2, ma non l'ha mai detto. Ma i Popcorn sono arrivati, quindi qualcosa c'è, di vero. Gatto. E ho fatto Hai fatto un macello. Diablo! No, non è Diablo! Sicuro che non sia Diablo? Se Path of Exile? No, no, è Diablo, Sembra proprio... Sì, sì, tanto Diablo, sto Diablo. Prendendo delle sperle clamorose per il... Anche io ultimamente, però mi sto divertendo. Io ho passato la difficoltà. Addirittura? Non ce la facevo più. Io sto prendendo tante sperle, però mi sta piacendo. Grazie Fabrizio. Perché tu mi dicono che per il barbaro... Ah, sai due? Madonna, è uguale identico, ragazzi. È identico a Diablo, è vero. Però, sì, e poi Diablo 4 è uguale identico a Path of Exile. Perché anche l'animazione dei fulmini sì. È uguale. Il problema è che devo farmi la build. Mi dicono tutti, devi farti la build. No, allora, ma che coglioni. No, la build... è quello il gioco. Ma a livello 30. No, ma non è la build, è nel senso, utilizza i punti abilità nel modo giusto. Lo sto facendo, però mi sciolgo, magari.
No, ma io da quando ho cambiato la build leggermente ho già avuto molti meno problemi. Ok, no, ma non è avere problemi, non riesco. Mi sta Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom, ma è un peccato che a livelli bassi succeda. Poi dopo, quando va su, ci sa che devo fare una build ben costruita e tutto quanto, però... È free to play, dovrebbe essere, sì. Poi ha fatto Vexile. Poi non so se due ha deciso di farlo pagare. E mo, 30 euro. Ma è Ryu. Robo Ryu. Tipo? Sì. Sì. Online only game. Artificial intelligence. Ti immagini che hanno fatto una modalità single player di... Online. Online, solo online. Bello. Era quello che volevi. Ma... No, questo è un 1v1 tipo quelli del cellulare. Sì, chiaramente un gioco al cellulare, anche la qualità. Questo è Gail. Che è uno dei temi più con belli. Con il pizzetto? Exo Primal per Street Fighter 6. Quindi sono Exo Primal. Loro sono robot. Ah, Exo Primal è il gioco! Sì, ma è quello che è appena uscito. È vero. Exo Primal è il TPS dove spari. O FPS dove spari i dinosauri. Sì, ma è per quello che dicevo. Non ho capito. That Street Fighter Cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be. Tra l'altro, se non ascoltiamo tanto la conferenza, è perché il volume è veramente basso da noi. Provo a rialzarlo un attimo. Però per voi rientra, ma per noi è niente. Dead Island. Che pixel. Ah no, è oh, Dead no, by Daylight. Dead by Daylight con Nicolas Cage. Chissà perché. Chissà perché ne metto in mente sta roba. E tutti esultano, ma se non lo giocavo. Non lo giocavo. That's right. No, era quello giusto, è quello che no, volevo scrivere. Volevo cambiare. Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the buono, easiest way to find out. Dell'open world di... Ah, ok. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than four decades of incredible films. Come va rientro? Ho alzato un pelo. Join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Non ci credo! Non ci credo! Non veramente mi sono Nicolas Cage! A parte che si è tinto i capelli e ringiovanito di 20 anni. Infatti stavo dicendo, non è per niente invecchiato, eh. Per forza, si è tinto i capelli. Anche questo vestito... Questo vestito... Quel colore del vestito così mentolato è molto bello. È uno smeraldo spazzolato. Acqua marina. Dead by Daylight. I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this and in that genre, there's a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Altro che Zoe Saldana. No, io ho messo per me Zoe Saldana sarà survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you, do you play yourself or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Sta interpretando un ruolo? He's going to a location thinking he's making a movie and instead he wakes up in the fog. And in the fog he's surrounded by crows and serial killers and it's rather amusing. And there's something about it that I think as a survivor it's like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your three other teammates who are survivors with you and it's teamwork. You're working together to pull through. Grazie Iona per i 19 mesi. And so that was a large reason for wanting to do it as well. Sì, credo che Dead by Daylight abbia una lore per i personaggi. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it. Sì,
uscite. I want you to know when you're playing the Nick Cage Survivor. Con tutti i debiti che hai, vero? Ha dovuto restituire la testa del diretto. Non so se è ancora così, sollevato. Ha fatto anche dei film carini ultimamente. Cioè, quasi tutti gli ultimi film di Nick Cage. Ha fatto da la storia dell'uomo che partì per andare ad ammazzare Bin Laden. L'ho visto. E da lì in poi ha fatto il film lovecraftiano, si chiama Il colore viola. The Color from Outer Space. Quello lo devo ancora vedere. È bellissimo. In una qualche... non mi ricordo. Grazie Blanda per 21 mesi e Sakura per 100 bits. Rinnovate per il treno! Devo fermarmi. Io mi non sento quel tartufo. È così, mi ammazzi. Prendilo così, mi stendilo così. Quella Red Bull. Sì, grazie. Quella Red Bull. Come si chiama quel film tutto splatterone che ha fatto? Mandy. Mandy è bellissimo. Mandy è fighissimo. Ve lo consiglio. Sono tutti fighi gli ultimi. Speaking about split seconds, what I noticed was that every move you make when you're doing Con magari ci teniamo, non dovremmo finirli la prima sera, effettivamente. Abbiamo tre giorni di live. Domani no. Vi dico che domani mattina non faccio la live, la faccio con lui però. Domani mattina? Sì, la salto domani mattina per qualità. Sei sicuro? Sì. Sì, perché se no finivo la live mezzogiorno. A mangiare e ripartire alle 2 con te, una buona rottura di cazzo, preferisco prendermela un po' più tardi. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go, lock it in. È stato un piacere. The chapter officially comes out on July 25th on PC and console. Ma c'è messo tanto ad arrivare. But PC players can try it earlier by downloading the test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage. Ah no, perché mentre stiamo arrivando e sono passati un quarto d'ora. No, perché poi ho parlato con la ragazza del check-in, eccetera. Grazie Stevie per gli 8 mesi. E poi il gioco è questo. Guarda. Ah, ma lui non è il cattivo? No, lui è uno dei personaggi. Ah, io avevo capito che lui era un mostro. Poi c'è la sua lore, che nel senso che è un regista, è un attore che pensa di andare a fare un film, invece si ritrova lì in mezzo. Eh no, ma io avevo capito che era uno, adesso non sono stato attento qua adesso, poi però l'hanno presentato, pensavo fosse uno caduto in disgrazia, che aveva spaccato tutto ed era incazzato, io pensavo fosse lui il cattivo. No, no. Tra l'altro il problema è Dead by Daylight, vabbè che è vecchio, ma non è quello il problema, è che per me è proprio zero. Eppure è ancora giocatissimo. A proposito di Dead, ma non c'è niente, esce dall'accesso anticipato Blood West a dicembre. Sì, ho visto la data. And later this month, season 3 volume 1 arrives and now it's time for the world premiere of the trailer introduced by Henry Cavill. World premiere, lo devo segnare. Season 3 volume 1 di cosa? Serie TV, scusami, questo qua però mi fa il totto di entrambi, vuol dire che mi va in serie TV e anche in World Premiere. No, World Premiere era ovvio, scusami. Che vuol... io l'ho messo però. E allora mettiamo, fanno vedere un trailer, cosa vuol dire? No, World Premiere vuol dire che è una roba... Come? Una roba che non si è mai visto, si è visto prima? No, e allora? Non l'ho ancora visto, non so se lo guarderò mai. The Witcher? Sì. Lascia perdere. Okay. Ma scusa, ma perché c'è ancora Geralt? Cioè, c'è ancora lui? Ah, per la terza stagione c'è lui, poi gli è corso in culo. Il partone. Partone, dai. World Premiere e serie TV. E intanto ce ne portiamo a casa due. Il cazzo di gioco non l'ho visto perché ha la braghetta nera. Però c'è ancora domani. Ah no, ci sono oggi, lui, vero? Sono in questa conferenza? Sono in questa, c'è lui, sì. Neutrality has consequences too. Ma che cosa, la serie è bellissima. Vabbè. Che ti devo dire? Fabio, grazie per i 34 mesi. Serie bellissima, se ti piace il fatto che abbiano stravolto la metà dei personaggi, che si comportino tutti da minchioni. Ha firmato per la terza? Sì, lui ha detto proprio questo. Io sto finché è fedele alle cose, e comunque è stato sempre più o meno fedele. Nel momento in cui vogliono sminchiare tutto, me ne vado, e se n'è andato. Geralt cambia dalla prossima, mi ha detto dalla regia. Grazie a Ganzio.
Non si è preoccupata troppo lei. No, si è solo un po' incazzata, un po' fastidita. Ma così. Che culo che aveva il paletto in quel punto. Ah, sai qual è la cosa di trailer? Che la musica è fighissima, ma quello che fanno vedere non così tanto. È molto... La CGI è veramente da pezzenti. Sì, è un po' una merdina. Sì. La serie metto e i beats. Cioè, immagina se Game of Thrones avesse avuto questi effetti qua. Sarebbe, credo, fallita. O sarebbe diventata tipo Riverdale. Ma infatti ne parlavo con Moro e Mark l'altro giorno. Ma serie belle come Game of Thrones, che poi... che piacciono o non piacciono, ma di quel tenore lì, così, ma no, non solo, anche di quella qualità costruttiva, perché dai tempi c'era quello House of Cards, che comunque non era la roba lì, però roba grossa della Last of Us, no, Last of Us secondo me non si avvicina della Last of Us, non ha lo stesso livello. Hai visto tu della Last of Us? Ho visto tutto. A me è piaciuta tantissimo la puntata Phil. Tantissimo, proprio tantissimo. E le altre... Attenzione. Dai creatori di Vanishing of Ethan Carter, Painkiller e Bulletstorm. Ma sembra quello dei topi? O no? Non sembra quello... Sì, sì, ho capito. Plague Tale. Ma guarda che... artisticamente è a Plague Tale al 100%. Non spara tutto quello coi demoni? Eh sì, è quello che spara tutto con... Hai ragione, sì. Sì, sì, sì. Ma da quanto cazzo è che deve uscire sto gioco? Che l'hanno fatto vedere 500 volte? Ma non l'hanno presentato tanto tempo fa, però. Ma come? L'abbiamo visto sempre assieme, non mi ricordo quando. Forse l'abbiamo visto a novembre. Sembra veramente che è un killer, visto che l'hanno detto. Forse questo l'abbiamo visto per la prima volta ai Game Awards. Mm. Beh, non è tanto tempo fa, è dicembre. No, secondo me l'hanno presentato anche prima. Se bette per i 16 mesi. Sembra bello, sì. In no, come no. Però a settembre. Solo Epic. Che coglione. Va bene, tutto. Early Access solo Epic. Fallo anche free to play e via. Questo invece è il VR di PlayStation. Ma lui è coso quello di Creed, ma... Gli piacerebbe. Però no, no. Ha il suo stile, ma non è lui per niente. Mamma mia, questo, qua qui. Questo è un... è perché VR. È che mi fanno di un generico da morire i giochi VR dove devi fare queste robe qua. Sì, poi ce ne c'è anche di migliori. Michael B. Jordan, esatto. Sì, sì, ha i suoi capelli e il suo stile, ma mi piacerebbe un po'. Come ha tirato il calcio? Col piede, vero. E poi c'è la telecamera che non c'è. Oh mamma mia, Crossfire, ecco perché era così generico. Veramente generico. Io vi ricordo che Crossfire X, che hanno fatto uscire per Xbox con la campagna con due campagne single player, l'hanno chiuso e hanno portato via anche le campagne single player. Non so se poi l'hanno smentita questa cosa. Io l'ho anche comprata e una delle due non l'ho giocata. Una TV così, 49 pollici, però alta così. Una striscia. Remnant. Sì, Remnant, DLC. No, il due dovrebbe essere. Madonna, non vedo l'ora. Me lo sono spolpato. È vecchiotto, però, sì. Il trailer che c'è sul film è molto bello. Che figo, però, Madonna. No turning back after this. You sure? Era un buco nero nel labirinto. Ma si sta facendo mangiare a chi? Ragazzi, rinnovate per il treno. Grazie a Biki per il sub. L'avevo visto, scusate, che c'era il treno. Rinnovate il livello 3. Arriviamo a livello 10. Che figo, non vedo l'ora, Dio mio. Vedi che c'è un buco nero? Molto bello. Purtroppo non mi è piaciuto per niente il primo. Ma no, io l'ho finito recentemente con compresi DLC e anche il prequel. Grazie a Celli e anche a Sergio e anche ad Anastasia. Ma quanto cazzo stavo facendo vedere?
finiscono il gioco adesso, ti ricordo. Oh, quello era il boss finale. Sì, Lugno! Ma già si sapeva. Sì? Ok. Domani senti in giro per il televisore, assolutamente no. Grazie Brent per i 37 mesi. Call of Duty Season 4 and maybe a few more surprises for you. Io ho capito Fortnite Season 4. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. Ti giuro, io ho sentito Fortnite Season 4, quasi stavo per dirti, scusa, Season 4. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes. E noi non lo siamo. Ah, forse ce l'ho io. Ho i drop, non lo so, non credo. Another legendary gaming hero. Dovrei avere dei drop che mi danno loro, però non ho capito. Mi ha mandato 10 mail. Built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base. Ah, prima cosa. Ah, avevo capito bene allora. Avevo il volume basso, ragazzi. Here's another summer game fest. Poi se mastico non sento niente. Game announcement. New thrills with a classic feel. Cosa c'è scritto sulla maglia del Last Dinosaur? Sonic! Ah. Oh, che bello! Un nuovo Sonic Generation. Guarda come è immediatamente rallentato in 3D. Sì. Ah no, è semplicemente il vecchio Sonic... L'avevano già fatto, forse l'ha fatto. No, era solo. Generation, però non era. No, l'avevano fatto anche con Sonic così. Gabriel, ti confermi? Sonic Maker potrebbe. Aspetta. Ma Sonic Maker sarebbe incredibile! Che mai si usa, può giocare co-op? Oh, che figo! Che figo! Sono un po' vicino alla telecamera, però. E ci giochi così. Con la Switch. Ha preso una. No, non credo sia un maker, cioè ci sono troppe cose che puoi fare. C'è anche del 3D. Magari è il Sonic 2. Ma non mai fatto un seguito diretto in Sonic? Ah sì! Beh sì, Sonic 2. Sul Mega Drive. Cioè, letteralmente Sonic 2. Sonic Superstar. Però sai che... Allora, io ai tempi Sonic ci giocavo tantissimo. Zero voglia. Possiamo anche andare più indietro. Oh, madonna, era molto più indietro. Noi possiamo andare indietrissimo. E guarda, possiamo anche fare così. Esatto. How about that? A new standard for 2D. Poi una trappola mortale questo. To new and legacy fans alike. Però così magari non si sente neanche più rientro. Honkai Star Rail launched and as you're about to see the game is bringing an exciting new. Ci si vede bene? È tutto una trappola questo. Just having a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. On PlayStation. Take a look. Hoyoverse. Ecco, sono quelli di... Si vede la panza, però. Hoyoverse è Tower of Fantasy o coso? Sì, Tower of Tower Fantasy. Of Fantasy. Star Rail e Honkai. Ah, Genshin Hoyo. Okay. Ah, Hoyo e Genshin, ok. Prima o poi mi metterò a giocare a Genshin. Divertiti. Cioè, su quello che vorrei fare. Ci spero. Un nuovo personaggio. Ma no, questo però è Star Rail. Ma non troppo. Poi faccio il video. Ho provato a divertirmi con Genshin Impact. Ma proprio ho provato. E ecco com'è andata. Ma che voce le hanno dato a lei? Lei ha il potere del pixel, vedi? Codename PlayStation 5. Come codename PlayStation 5? A lei è la PlayStation 5. Hanno fatto quella cosa che la gente ormai fa da anni, trasformare in waifu le console e gli oggetti. Coming for PlayStation 5. Sì.
Later this year on PlayStation. All right. Lo so cos'è Honkai che ha turni. Grazie, Muzica. From the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on the release of this brand new trailer. Buongiorno. Dove era una farfalla blu? Infatti. No, non era blu. Quella farfalla blu è nella serie TV invece Il premio del destino in italiano, cioè Apple Plus. Oh, il Life of Pi. Sì, è Life of Pi. Ammazza comunque. Ma c'è uno appeso lì. No, tanti ce n'erano appesi. Io ci spero, io incrocio le dita per Life of Pi, ma ho zero aspettative. Perché secondo me, così. No, secondo me è una merda. Come è uguale a quell'altro, a Steel Rising, uguale. E quindi ho paura che faccia la fine di Steel Rising. Che sta proprio bruttino. Mamma, era doce. Ma questo è il cattivo di Batman. Bane. Questo no. Killer Croc anche un po'. Molto generica lei. Vorrei vedere del gameplay, se è possibile. No. Beh, forse sì. Adesso c'è la parte tranquilla, poi parte la scena action. Boom, 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 boom. E che mi sta facendo vedere tutti i boss. Che mi fa cagare il fatto che siano robot, guarda te. È un po' sì, un po' mi cade il fatto che siano robot, come in Steel Rising. Ma in generale, non voglio menare i robot nei giochi o spararmi. Voglio squartare la carne. Lui tra l'altro è un giovanissimo, cioè l'attore è quello di Dune. Bravo, sì. Calamit. Timothy Chalamet. Del drago. Che monnezza di te, posso dirlo? Che spazzatura di trailer. Ma è quello che tira. 19 settembre. Vabbè. Cosa applaudite? Non si è visto niente. È la demo now. C'è la demo? Right, sì. Demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning. Cazzo, che non ho un cavo abbastanza lungo, se no attaccavo l'Xbox per provarlo. Created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Here we go. Okay. Dune. Perché torna il Timothy adesso? Dune in italiano. Sono Dune. Bravo. Mazza che bruciato. Che gioco è? È Kenshi? No, c'è un carp. Border, no. Ah, no, beh, sì, ah, ho capito qual è. No, non è Dragon Quest. O l'avevano già detto, o non l'avevano già detto. Ma non è il nuovo progetto di Akira Toriyama? Dovrebbe uscire anche un film? Io quel diavoletto lì l'ho già visto, sono sicuro. Dovrebbe. Vabbè che Akira c'ha c'ha questo stile che sono tutti uguali. Però è uno stile molto riconoscibile. Sì, no, per carità. Però io sta creaturina qua mi pare di averla già vista, il protagonista. Oh no, ma è solo... Ah no, ci si mena anche a mano. Mi sta facendo voglia, sai? Sì, è molto carino sembra. Purtroppo l'open world sembra un po' una merda. Classico gioco giapponese con niente. Sì. Tutto piatto. E vedi che solamente le cose che si muovono come nei cartoni animati degli anni 80 hanno un colore. Sandland. Ok. Ma quel creaturino lì, credo di averlo già visto. È possibile, ragazzi? O ho avuto un abbaglio? Stai più, non si dice niente. Che cos'è?
Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. Video solo cazzi in un gioco che esce a breve, perché Life of P era quello. Un trailer solo cazzi senza gameplay di qualcosa che deve uscire non troppo in là. No, solo gameplay senza cazzi, sì, è quello. Sì. Sandland è un fumetto del 2000. Ah, ecco, l'avevo già visto. Ecco perché. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out. Dai, fammi vedere. Oh no, l'hai azzeccato, è Cats 2? È lì, è che no. No, no, è una carrellata di Annapurna. Annapurna è proprio il lancio di una moneta, o è il gioco più bello del mondo, è una merda. Prima o poi lo giocherò quello con lo sparatutto con le carte. E fammi sapere. Hanno detto tutti che è incredibile, però... Cos'è quello lì invece del mostro che abbiamo appena visto? Non lo so. È one of our biggest announcement yet. Attenzione, eh? 29 giugno. Oh, la loro conferenza. Scusa, ma mi hanno fatto vedere il trailer della loro conferenza, vabbè. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games, with an always-changing environment, massive scale, PvP, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Oh, se è bello pure free. Oh, Amazon NCSoft. Oh, Madonna, è il publisher di Free to Play. Ah, ok. E Amazon. No, non Gameloft. No, Gameloft è quello che c'è. Ok, NCSoft. Ma è un MMO, quindi? Non sembra, però. È il nuovo Forge of Empires. Sì, un MMO. Amazon Games purtroppo sono solo quelli. Io sono molto preoccupato per quello di Signore degli Anelli. Anche qui ci sono le lucine. Hanno rotto i coglioni sti poteri con le luci, con questi effetti qua. Oh, madonna, sembra Black Day. Bambole. Che merda era la scritta, ragazzi. Ma le avevo con i portoni. E Conan Exile, guarda. Magari. Quanto generico poi. È un free to play. Sì, cioè si sta. È veramente, sembra un po' Black Desert. Sì, però Black Desert è più figo, Visivamente. Perché Black Desert il problema più grande è l'HUD, che è un macello. Ci vedi andare in gruppo con i tuoi amici trasformati in aquile. Ma mi piacerebbe avere un gioco da giocare in maniera continuativa. No, è un magari MMO è questo. Free, non è per noi. Magari è questo. No, io parlavo in generale, non credo che... Non stavo puntando su questo. Questo fosse uscito nel 2011, spaccava tutto. Adesso la vedo un po' dura, però dai. Magari il mercato è saturo e quello che c'è ormai va bene. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now. But on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. Perché? Perché non voglio che mille persone mi vedano perché non voglio che mille persone mi vedano Steam che dopo mi vengono a riversare cose. Ma che ci frega? Mi frega. Bellissimo. Ti pagano per fare la live su Steam. Ho visto con Carnage fare la live. Quello. Quello? È sempre lo stesso? Non ho sentito. Ma mica sembra Oscar di Dark Souls. Oh, Next, questo è un altro free to play. Mannaggia, ragazzi. Mannaggia. È sempre lo stesso. Che poi, perché devono sempre esagerare con i personaggi dei free to play? Nel design. Sono sempre dei personaggi con mille arzigogoli che non servono. Perché c'ha lo zainetto lui? Ah, questo qui è quello tipo Battlefield, ma... Cazzo, non sembra è figo, Conquest però. Blade. Non è Conquest Blade, ragazzi, quello che c'è su Steam? Come si chiama? Conquest Blade? Sembra divertente, però. Cioè, il gameplay...
e niente, quell'uomo mascherato col petto nudo. Conqueror's Blade, bravi, sì, quello lì non è quello. La musica non c'entra niente, beh, c'era no. Billie Eilish nel trailer di Diablo. Io lo proverei però questo, sai? Eh sì. C'è un che poi il design, non so. Sono sempre tutti esageratissimi. Perché lo zaino, le sacchette? È un cavaliere, cosa c'ha nello zaino? Warhaven. Madò, che generico nome, ragazzi. Mamma mia. Cos'è che vuoi? Ehi, ecco. Oh no, questo non era ancora uscito. Human no? Fall Flat degli animali. Sì, ma l'hanno questo qui l'abbiamo anche già provato il Thermos, eh. Ma una vita fa. Cos'è, Animal? Come si chiama? Sì, è Party Animal. Party Animal. Sì. Anche questo è un nome proprio. Sì, non proprio. Perché ce ne sono già 790 di giochi. Actual gameplay footage, ok. Grazie a Dio. 20 settembre. Che non fosse CGI quella lì. Questo è Pilgrims, Summer is Coming, and no, Dying Light. Oh, no. Tra l'altro Dying Light loro hanno fatto una diretta per tipo questo, per far vedere il futuro del gioco al day one di The Dying Light 2. Che bastardo. Right after that we'll kick off an even season like never seen before. Merda, chi se ne frega di Dying Light, è veramente un gioco del cazzo. Very soon you will get the deadliest summers to date. Non ha questo un altro Smash Bros. Cosa? No, è Crash. Crash? Sì. Anche questo l'hanno fatto vedere quando? Che l'abbiamo già visto? Da Sony, possibile? È Crash PvP. Sì, è tipo. È nuovo Crash Bash. Ok. Crash Team Rumble. Okay. Dove l'abbiamo visto questo, ragazzi? È crashato, bravi. Sì, è nuovo Crash Bash. Vista tu. Dalla Sony era, sì. La Sky Glass. No. La televisione di Sky. È ah, una televisione sì. Tutta sì, di sì, tipo sì. Di. Senza bordi. So, paghi 10 euro al mese. Però. Sì, ma il pannello è leggino. Non lo puoi battere. Sì. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Quella è più una roba non cheap, ma fatta per acchiappare la gente che paga per poi per sempre. Now it's time to change the topic and descend into. È un pannello Coolet. Ah, Coolet. Ma non avevo io Coolet, era orribile. Si considera che stiamo vedendo 1080p poi in streaming adesso. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Remedy. Ah, Sam Lake c'è. Sì. E Max Payne. Alla way. Che way? No, Max Payne. Ah, ok. E Sam Lake. A proposito, te lo devo dare. Sì, che lo c'è. Fermo, ti devo dare anche i regali del Giappone. E dopo la. Well, we are so excited because when you announced. Che figo il 2 con l'ombra. A proposito, aspetta che lo vado a prendere, che così possiamo fare una comparison live con la faccia. In realtà, quello lì è Max Payne 1. Nel 3 era già un altro design perché è vero. Sto entrando nel garage, ragazzi. E sto andando a prendere la mia statua di Max Payne. Alan Wake 2 is Remedy's first. Con la quale Karim tornerà a casa. Di qua, di qui, guarda me, Sam. Niente. Eccolo qui. Sono tornato. Tu parli, ti sento. Sì, sì. E come potete vedere, la faccia è proprio uguale, spiccicata a quella del gioco e a lui, poi. Insomma. Yeah, we saw obviously the PlayStation review, Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan. Mamma mia, sei un signor ubriaco che guardi dall'alto e sono proprio un po' così. Se stringi un po' gli occhi, ho giocato tanto, veramente non è lui. Che poi non era neanche vestito così, Max Payne, nel 3. E nei flashback, quando beveva era FBI agent.
coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls together with her partner. Lucido a Karim per non buttarla nella pattumiera. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Non mi fa impazzire il fatto che diano tanto spazio alla poliziotta. Turns into a nightmare. Vabbè. When they discover spero che venga raccontato in una certa maniera, perché era figo Max, no Max, scusami, Alan, come impazziva e tutto quanto, paura dello stacco, e poi giocare più di un personaggio è proprio... Interesting. So obviously it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting sia sequel che standalone experience. Sì, l'hanno detto anche perché sono passati talmente tanti anni. E poi la Wake l'avevano tolto da Steam, adesso l'ha rimesso. No, perché è un game for Windows Live, se non mi ricordo, ma è uno di quei giochi. No, c'è su Steam. Ma l'avevano tolto per il copyright. Adesso è su Epic adesso. Control 2 uscirà dopo questo, per forza. Anche perché bisogna vedere come si collega, perché devono collegarlo per forza. In the dark place, as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on, and you are free to switch between them. There are a lot of connection points, in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to finlandese. The end, or a Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of c'è telling eco, challenging, interesting se non parliamo, ancora c'è eco. Se non parliamo, scusate ragazzi, che stiamo ascoltando. Possiamo passare un pelo. I know you brought with you some il remake di Max Payne, ma lo vogliono fare il remake? Sì, ne avevamo già parlato. Sì, ma io non lo voglio il remake di Max Payne. È perfetto così, insomma, con la sua faccia così tutta tirata. Gli hanno strappato la faccia, sembra il Joker. Quando gli ha staccato la faccia, aveva tre facce quando sparava, non è neanche il beat. Magari lo fanno così, In this case, back to life as a monster. Così, è molto simile alla tua voce, è vero. Trying to find him and stop him. Okay, with that, la remastered di Alan Wake. Gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Oh, gameplay. No, comunque a me non piace switchare i personaggi in generale e ovviamente il gioco parte non mi fa vedere Alan. Speravo che lei fosse un po' come Mary Jane in Spider-Man. Quindi qualche missioncina con lei, però il main invece è un'investigazione divisa. Ha detto tu quando vuoi. Sì, no, infatti, e non mi piace questa cosa. Come il secondo Spider-Man. No, Grovo non puoi switchare. Però è lineare almeno lì. No, qui premi e cambi. Poi adesso non so se sia come Spider-Man che puoi cambiare in qualunque momento. Si è detto free to switch between them. È proprio come Spider-Man. Io ci vedo tanto Resident Evil 4. No. Il nuovo Resident Evil 4 non lo contare perché si è modernizzato tutto. Adesso viene fuori uno zombie e non... diventa Resident Evil 4. GTA 5 non l'ho mai finito. Non mi è piaciuto, no? Anche questo è un bel cliché comunque, eh? Il fake out, quello sì. È pieno di oro. Madonna! Scusa, ma le torce non erano funzionali? Vada sotto il lampione, signora! Eccolo, devi potrivi tipo fucciare. Ah, devi fucciare, sì. Tra l'altro mi ricordo che... Ah, c'è il... Sembra che l'altro va a due. Sì, è vero, gameplay, è vero, bravo.
Mi ricordo che nel 2, cioè, ti cagavi anche abbastanza perché erano tosti i nemici, non avevi così tanti colpi. Io mi ricordo che mi sono rotto i coglioni a giocare a Alan Wake. Perché a una certa c'erano delle sequenze di buio e tu eri senza batteria, senza pistola. Era bella la trama, ma tutto il resto mi ha fatto un po' cacare. C'erano delle parti abbastanza lunghe e pallose, sì, quello assolutamente. Però c'erano anche delle parti con dei bei momenti di pathos. Era molto figo, sì. No, ma a me tutta l'atmosfera, anche la trama mi era piaciuta. Un po' il gameplay, un po' del cazzo. Alan Wake oggi è vecchiotto, secondo me. Si è cacato in mano? C'è un cuore. Il cuore tatuato. Non sarà in italiano, vabbè. Beh, vabbè, il primo lo era. Mi ricordo, sì. Killer left a message. It's for us. Ma c'è anche Sam Lake. The horror story wanted us dead. Ma perché non è John Wick, Dio mio? Ma perché? Non vedo niente. Something's not right. Però come fai a fare uno switch tra due personaggi qua? In un gioco così? Perché in Spider-Man lo posso capire, c'è un open world. Ma è un gioco così perché non credo sia open, cioè sarà comunque lineare, no? Alan Wake. Ciao! Warhammer, anche sì, questo cazzo, finalmente. Ma sembrava, era quello bello, no? No, questo qui è quello online che sembra Vermintide, no? No, è bello? Quello è già uscito. Ma cos'è Space Marine? No, Space Marine dovrebbe essersi. Ah. Finalmente, lo stiamo aspettando una vita anche questo. Lo sai che ho rigiocato il primo Space Marine, l'originale, ed è molto figo. È molto cinematografico spettacolare, che mi mancano un po' quei giochi un po' così, un po' il popcorn. Io ho paura che sia una merda. No, non è una merda. Il problema del primo Space Marine è che era super ripetitivo. Perché hai tre armi, hai due mosse e vai avanti all'infinito. Io ho paura che sia come Alien l'ultimo. Ma no, però è diverso. Perché l'ultimo Alien era quello. Era quello online co-op. No, io credo che anche questo può. No. Beh, sicuro? Non lo so. Però c'è il dubbio, viene. Perché è vero che è uguale, ci sono un sacco di nemici da ammazzare. Il problema è che dopo un po' ti rompi le balle a fare questo. È figo da vedere, ma è veramente noioso. Questo è inverno. Non va inverno. Che bella la statuetta così. Anche questa è un'altra cosa che non fanno più. Adesso ho preso tutte le robe dai miei genitori. Io ho un sacco di collector di là, al di là del signore che questo che è andato a fare la spesa, sì. Poverino. Ma non escono più robe così. No, di solito o sono freschi rarissimi. Sì, stai prendendo. Cos'è? Two Crowns. Che bello. Two Kingdoms, come si chiama? Coraggiosi di notte presentano. Ah, quello che hai giocato tu, sì. Guarda che ero rovesciato con la coda quell'altro. L'avevo finita? Your Grace, sì, sembra Your Grace. Potrebbe essere il 2. Che palle che non l'hanno tradotto questo. Ah. Neanche scritto. Però è un gioco bellissimo. Sì, se è Your Grace 2. Sì, yes, Your Grace. Snowfall, DLC? O DLC o un seguito senza nome. Questo è un gioco bellissimo, ragazzi, che vorrei tanto giocare, ma è tutto in inglese. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. Ah, c'era co-op tra giocatori per Space Marine. Beh, sì, dai, però magari ma rischia di diventare Alien. È quello che no, stavo dicendo. No, però Alien era più simile a un i giochi co-op veri e propri piuttosto che una campagna che puoi giocare in co-op. Ehi!
zombie, che dice? Però non sono troppo cattivi per andare contro gli zombie. Siamo militari generici. Alieni. Alieni. No, zombie. Metà, sono cristallizzati, quindi potrebbe essere Metal Gear Survive 2. Sì, vedi. Ah, ok. Cioè, non lo so. Ci sono zombie alieni. Va bene. Toxic John Commando. Carpenter Toxic Commando? Che cazzo dici? Madonna, sembra veramente Monnezza. Io lo voglio giocare. Monnezza. Oh madonna, questo è War Z con un po' più di soldi, questa roba. No, secondo me, cioè, ma potrebbe essere un open world, però no, non così. Oh madonna santa. Matta quanti? Madonna, bellissimo però. Ma come ti venuti a dire? Dopo un paio d'ore però ti caghi il cazzo. Toxic Commando, ma che è un gioco degli anni 80? Cioè lui gli ha fatto il design. No, delle... l'ha presentato. Ha detto, ah, detto, beh, con gli zombie, ci sarebbe bello. Questo, l'ho visto. Tu sei uno che fa fatti gli horror, vieni. Io sono di orrore. Ne ho fatti tre. Left 4 Dead, no, questo è Left 4 Dead. C'è il rischio. Baldur's. A cosa giocheremo mai, gatto? No, no, me lo sparo tutto. No, giocheremo mai, gatto. Al primo combattimento che devi rifare quattro volte, lo butti, lo stracci tutto. Come il diavolo stamattina che lo... Madonna, ho fatto una boss fight stamattina su Diablo, era una noia, ma una noia, e solo questa, che c'era questa maga che buttava giù i fulmini ad area, e quindi tu non la potevi colpire sempre, dovevi continuare a spostarti per schivare i fulmini, e poi mandava il tornado, sono molti così. E il tornado fa pim pim pim, perché tu colpisci un tornado che ti rimbalza sull'altro, ma a me un tornado toglieva metà vita. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master. È Lucio, è vero. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory. È già tanto che l'abbiano messo le scritte. Allies, to my side. Let us usher in a new dawn. Ogni volta che vedi gli attori famosi che doppiano sono sempre con sto cappellino o degli occhiali. Sono un po' così, un po' casual. No, non è casual, che sembra un incognito proprio. Perché tenere il cappello al chiuso mentre stai facendo? Scusa. Vorrei veramente giocarmelo, però io odio il combattimento di Malaria nuovo. Che palle. Grazie a Cibu Ghost, me l'ero perso, e anche Simone, Martin Pisciatore. Mi hanno perso un botto di gente, scusatemi ragazzi, grazie mille. Sono contento, Robby. È dura. Lei è dura? Sì. Ma per l'attore. Ah. No, che noia, scemi. Ma che noia no, è che... Non sta facendo. Sì. Ah, mi aspettavo un holiday. PlayStation non esce con un cazzo? Cioè non mi esce... PlayStation mi esce senza un cazzo alle holiday? Beh, Spider-Man. Ottobre? Madonna, novembre-dicembre sono le holiday. E durerà 100 ore. Eh, sì, ma non è che lo comprano. Ti dico, lo comprano prima, se no va l'anno prossimo. Ottobre è veramente lontano il ringraziamento. Vabbè. Oh, non ho sentito. Bastion 2, ho capito, però... No, Bosses... Palworld! Ma quello che dove spara, no? Cazzo di Palworld? Sembra più bello dall'ultima volta che l'ho visto. A parte che alcuni sono palesemente dei Pokémon. Sono Pokémon. Guarda, è Raichu. No, no, quello che volava. Anche questo c'aveva le corna E da denuncia quasi, siamo lì, guarda, Eevee. Cosa succede? Cosa sto guardando?
Ma che figata che c'è. È uno di quei finti giochi, ma guarda, fatti con Unreal Engine 4. No, però erano migliorato, rispetto ai primi trailer che si era visti. I personaggi sono scemi. Ma sono anche quelli ripati da poco. Ma questo fa tantissimo, sì! È quello dei fiori, sì. Guarda, c'era cosa. Ma è Latios! Me l'hanno aggiunto due braccia! L'hanno hanno copiato... Pure quello... Sì, sì, hanno semplicemente aggiunto un po' di pezzettini. Cosa? Che fosse da denuncia. Beh, a parte che è lo stesso trailer, solo che è un po' più bello da vedere, tra l'altro, era. Dove vuoi andare? Questo credo sia Monster quell'MMO cinese, che ho giocato anche bello. Carino. Voglio andare in Cina. No, non è, forse non è. Io lui l'ho già visto. È quello... Souls-like? No? Sì, no. Un po' sembra Souls-like, ma non tanto. No, però no, non c'entra niente. Non è quello che avevo presente io. È Ganondorf, ve l'ha detto tutti. E anche un po' quel... il maestro di Ryu, come si chiama in Street Fighter, quello che avevamo presentato anni fa? Occami. E il coso? Land of the Morning Light. È Black Desert. Ma non è Black Desert quello, però, scusami. Non è che magari è un... Questi sono i nani del Signore degli Anelli. Mi ero dimenticato che dovevo uscire. Esatto, non ho mai più parlato neanche di questo, però... Siamo a livello di Gollum qui, Sai che cos'è questo? Questo è la versione seria di quello che giocavamo io, Sellino e Fra. Come si chiama? No, quello in pix... Com'è? No, quello là in prima persona. Ah, no, ho capito, sì. Non mi viene. Barony, questo è Barony, però... No, però crafty qui. Guarda, devi stare attento, che non ti devi far male di nuovo. Oddio, assomiglia a Dark Alliance, quella merda di Dark. È vero! Ma che palle. Comunque, sembra veramente una bella porcata. Hai freddo? Ti vedo... Sto bene. I peli di Sifu mi stanno uccidendo, però... Return to Moria. No, non è allergia. Era per quello che dico, magari è troppo freddo. Però potrebbe essere... potrebbe essere un bel gioco Xbox 360. Però, cioè sì. No, nel senso che gioco, però è carino in coop, potrebbe essere quello da giocare, sai? Spero di no, di nuovo. Sì, sono i peli di Sifu. Voi non avete idea, in questo momento sono un... Sembra la scena di Mamma persa vero quando gli butta le piume addosso. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary... Perché? Exciting new mobile game. Senti, Geo, fai anche tu. Che fa? Vuoi fare la fantasy? Sephiroth al telefono. Pronto. Cloud! Ma lo stai chiamando, però. Cioè, non sei, non è capace. Il telefono! Pronto! Ovviamente, fai una parte di 7. Che cos'è questa roba? Cosa sto guardando? Una nuova versione. No, ma aspetta, è una visual novel? Non credo proprio. Guarda, ragazzo. C'era skip, c'era. No, adesso il combattimento no. Tra turni. Ma anche di tutti i giochi, di tutte le grafiche. Vabbè, Final Fantasy VII ormai l'hanno fatto in tutte le salse, tutte le robe. E la gente applaudiva comunque, senti, guarda qua, i pupazzi. Ah, sono giochi diversi? Sì, perché qua c'è... Sì, no, non è vero! C'è sempre skip, auto e tutto uguale. Te l'ho detto. Dove vuoi andare, mo? Dove vuoi andare? Quindi lì, assa. Cause I'm a hero. Ma che cazzo di ascetta già? Ever Crisis.
siete pronti a giocare di nuovo Final Fantasy 7? No, hanno fatto mille Final Fantasy, ma il 7 è in tutte le salse. È il pre del 7. C'è le guance, c'è le guance. No, 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 no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Get you can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GAMEFEST. Plus get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash. Puoi vincere un burrito gratis se usi GameFest come codice di doorbell. L'avevano fatto anche gli altri anni. Cazzo dici? The story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Dagli una mano, vuole leccarla. Ha la lingua liscia. No, è non zigrinato. No, lo è zigrinato, solo che senti lo strato di saliva. We are banishers. We end suffering for those who live. Cos'è? Avrei detto Sherlock Holmes da quella scena lì, ma non lo è. We bring closure to those who don't. Ma perché gli spettri devono farti paura? Oh no, cambia personaggio, Omega. Cazzo, però sembra bello. Oddio, cazzo, ce ne sono 100.000 uguali, purtroppo. Però mi piace. Non affrontano sempre questi stili qua. Vabbè. Però è un cambio di personaggio dove vai indietro nel tempo, come. Sì. Non è un vai da un'altra parte. Che poi ricorda quello... Com'è che si chiama... Quello lì con i due... Come si chiama? Quello che era esclusiva Xbox, che era una merda. Il primo gioco next gen. The Medium, esatto. Ah, ho capito. Però no, dai, non è un... No, quello, il fatto che switchavi nella stessa maniera. Ma perché devono essere per forza due personaggi? Devo farmi una doccia adesso. Vedi là, la pulita là. Sakura? Sì, Sakura. No, più che altro le mani adesso sono... Yakuza. Sono di... Mamma mia. È Yakuza? Sembra lui, Beh, minchia, non è Yakuza. Loro sono così. Oh, c'è la scappussata. Si vede proprio anche perché è uguale a tutti gli altri giochi, cioè visivamente sì, è uguale a Judgment. È sempre un terno all'otto capire che combattimento ci sarà in questi giochi nuovi. Grazie Gigione, l'ho già ringraziato, rinnovate tutti che parte un treno, dobbiamo arrivare a livello 10. Allora, bravo. È un combattimento in tempo reale, quindi è tipo quello di... Cosa ha fatto? Perché non li ha spostati di una virgola? Ci sono 100.000 nemici adesso. Sì, però è stato inutile perché lui aveva un coso gigante, li ha colpiti e loro erano così. Erano fermi. Non credo sia like a Dragon 2. C'entra un cazzo. Tra l'altro, vuoi ridere? Like a Dragon è il titolo originale di Yakuza. Hanno fatto quella cosa. Però poi hanno fatto uscire un Like a Dragon che da noi si chiama Like a Dragon. Sì. Hanno fatto un macello. Succede spesso anche con i film. Gaiden, The Man Who Erased His Name. Ok. Vabbè, è un sottotitolo importante. Stega. Da quando sono a dieta? Sempre. Tutti i giorni. Ma non è fame, sono è chiasmo. Questo è interessante. E lui da solo con un'intelligenza artificiale. Green across the board. Looks like we're good. È il 2001, leghe sotto i mari, però. Sì, ma stava anche inquinando da come lo vedevo. C'è una leva gigante sott'acqua. Risvolto horror o fantascientifico? No, questo è Journey e la Abzu. Forse. Ma sono gli stessi, scusa? Non lo so. No, il gioco è completamente diverso. Sembra un gioco bello. Anche perché i giorni hanno presentato una cagata nuova, no? È vero, è vero. This doesn't make sense. Someone else down here. No, non è Subnautica in terza persona, è proprio...
o si scopre che il mondo si è disintegrato, tipo il pianeta Under delle the scimmie. Waves. Però non ho capito il gameplay. No, forse è andato tutto sott'acqua. Sì. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, grazie. Call of Duty. Call of Duty coming this fall. Mi ne fregavo un cazzo a nessuno. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Bondle, e penso a che casino è diventato COD negli ultimi anni. Castle, è diventato un pastrocchio. And an abandoned e io ancora ce l'ho qua, yeah, che Black Ops 4 fosse solo Battle Royale senza campagna. Che buoni. Vaffanculo. Non li devo mangiare. Mi attira per niente. È la season 4. No, ma non lo so. Ma... di una cosa che non ti attiva, ti attirara dalla. No, però l'ambiente mi piace un sacco. Sembra molto più colorato, molto più Watch Dogs adesso, sembra che. Anche più forte. Solo che tutte queste cose che fanno vedere ogni volta nei trailer di giochi Battle Royale non ci sono. Non ci sono inseguimenti con le jeep dove si sparano dalla jeep, con l'elicottero che spari. Non c'è mai sta roba. No. Anche PlayerUnknown, ti ricordi quella merda di trailer che avevo fatto vedere che non era mai così il gioco? Succederà una volta ogni 400 ore sta roba. Guardate, quel trailer lì era uscito di PlayerUnknown dopo noi che ci avevamo già giocato per 6 mesi. Oh. Non devo fermare, non posso. Guarda, cos'è? Non è vero! Che buoni. Non mangiavo un dolce da un mese. Pigram, grazie. Today is a big grazie anche a Mo, hai fatto il logo della Summer Game Fest che sembra Mist. Che tanto io l'ho fatto involontariamente uguale. Sì, che fa così. Però ho tolto perché pesava troppo. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by six famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired vediamo by the Porsche 963 that's racing this weekend. Fammi vedere okay, questo Xbox. Il design della Porsche. Let's take a look. Vediamo un po'. Veramente uno dei trailer è questo. Mazza. Ma... ah no, aspetta. Pensavo che ci fosse lo stemmino direttamente su Xbox, mi sembrava un po' troppo. Che anni 60? Ok. Bestia! Okay. Che scelta coraggiosa. Okay. Sembra un Xbox dei mondiali. I modelli quelli del Sudafrica. Non puoi vincere, cioè non puoi comprarle ma puoi vincerle. No, ma sono contento così. Se lo accettano. Cioè, sarebbe bello... Guarda quanto è facile. Guarda lì, vedi che sparisce nel nulla. Immagina avere quella puttanata lì. Sai che cos'è questo? È Fly for Fun. L'hai mai giocato Fly for Fun? No. Però mi ricorda... Fantasy Life. Che devono fare Fantasy Life 2? Deve uscire, no? Per Switch? Per tutto, forse. Mamma mia, però. Che cazzo. È che non hanno, non sono mai riusciti a rifare Animal Crossing, nessuno. Capito, però questo è un gioco di per engage. potevano impegnarci un pelo di più. Che cosa sto vedendo? Che bello il concept, mi sta piacendo, però Hanno preso uno stile grafico molto bruttino, eh. Ma questo esce anche sul cellulare. Mammina però, cioè, alle facce veramente. Devo proprio superare un sacco di cose non per me per farmi piacere un gioco del genere. In tutti i modi dicono, guarda, stiamo cercando di stringere il target il più possibile. Vogliamo che non venda questo gioco. Mamma mia. È un gioco di Facebook. Switch PC. Switch PC. Ma no, ma no. We promise variety. There it is. Fay Farm and My Sims Agent per la Wii. Sì.
Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and Flannel Enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Okay. Non me ne frega assolutamente. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? The new game Certainly, modes. Certainly. Yeah, I'm excited modes. To announce game modes. Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest Mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. Un po' troppo, forse, you. Però va bene. Infatti non gli sbattevo un cazzo a nessuno in sala. Something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. Adesso si pulisce il naso. And maybe you've had this experience, Jeff. Perché stanno giocando tutti. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes... Yes. Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Cosa? Che cazzo? Perché sono sfortunati e quindi. Okay, I don't have an ideal. Ma porca miseria, prod. What I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Che belle carte, non appena stampate e ritagliate. I'll play Medusa on location number 2. She gets plus 2 power. Let's see the next location. E lui andava fortissimo su Vine, tantissimi bellissimi ne aveva fatti. E poi adesso fa anche qualche video su YouTube. E Prodz, esatto. Lui è incredibile. Come fa sketch cortissimi, tipo di meno di un minuto. The big bar. Players cannot play 4, 5 or 6 cost cows. Also, if you don't play a card this turn, you have zero friends. Era troppo specifica per schiaccino che non capiamo. Però chi lo gioca sta spisciando and the world premiere first look at chapter 4 season 3 of Fortnite Wilds. Chapter 4 season 3. Cioè la terza season del quarto capitolo. This summer, era un buffer questo. Anche lui non vuole. È quello che quando te lo fai tu ti fanno così. Here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a fantasy. In realtà gioca è già apprezzatissimo. Marco dei Thermos si era chiuso abbastanza. Sembra un suono Intel all'inizio. Pom 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 pom. The Morgoth. Sai che per un po' avevo anche seguito la lore di Fortnite ed era una roba inarrivabile. Perché tutto canon. Mamma mia, se era un. Ma che roba un po' generichino. Com'è che sono tutti. Quest'anno tutti Dark Fantasy hanno deciso che i colori non vanno più bene. Sì, che di Dark c'hanno giusto la mancanza di colore perché. Sì, è comunque Fortnite. Of your legacy. Non è Fortnite questo. Non è Fortnite? Oddio, pensavo fosse la nuova season di Fortnite questo qui. No, ha detto quarta era di Snap. No, ha detto Fortnite. Ha detto terza stagione del quarto era capitolo di Fortnite. Ero convinto fosse Fortnite quello. Wayfinders, do you remember the fall? No. The gloom descended on Skylight. Una spada che è venuta fuori. No, ragazzi, l'hanno riportato in vita? Questo non è l'MMO che è morto anni fa? Cosa Paladins? No? E quello lì, come si chiama quello bellissimo che è morto perché nessuno ci giocava, però? No, non può essere quello, però non è tipo quello. Quella lui mi dice qualcosa, però anche lui è un po' generico. No, che Dauntless, ragazzi, ma che cazzo c'entra, no? Quello che hanno chiuso, ragazzi!
quello che poi hanno fatto la Battle Royale, dice. Wildstar, bravissimo! Ah, Wayfinder, no. Non sei, sembra Wildstar. Però tipo coi baffi, sarà che era generico anche lui, ma mi pare di averlo già visto. Dai, eccola qui. Eccola, la sesta stagione. Adesso della lo dicono. Attenzione, è diventato Cod. Si sono scambiati. Ha preso il filtro loro. Che figo. Ancora più figo. Cosa sto vedendo? Hanno rimesso la trama. Ormai, che bello. La trama c'è sempre. Ah, oh, ah, bello. Sì, beh, sì. Sai che adesso Fortnite è diventato Core. Hai presente Core, quello dei giochi? Sì. È uguale, adesso c'è una, tutta una, sì, 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 area. Ma sai che io vorrei tantissimo comprarmi una motion capture. Ok. Che usi una volta e mai più? No, vuoi farci di tutto. Bellissimo. Ma come, tipo? Le live. Però in piedi. Bella idea. Bellissima, bellissima, okay. Idea. Bellissima. Good morning, scavenger. Poi ti metti dentro i video. Già puoi. Metterti dentro i video. Sì. Col green screen. Idem. No, scusami. Lo puoi fare con il green screen. Quello potresti sì. Fare sempre. Captain's log, stardate 4312.4. Grazie a Jupiter. Ah, tra l'altro, tu hai provato a giocare al gioco di Star Trek su Epic, uscito a cazzo? No, me l'hai raccontato, ma non l'ho provato. Anche perché è uscito qua nel mese scorso, sì. Mezzo a un giro di roba. Ah, è quello di Paradox questo? No, chi è che doveva farci un gioco di Star Trek? Quelli... No, sì, c'era Paradox, c'era. C'era il logo di Paradox, Star Trek Infinite. Wow. Mamma mia, che disegni del full cara. Reveal on Picard Day. 2023, it's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock. È giusto, lui è uno dei protagonisti. Ma perché anche che video è? Ehi, anche se di farlo era in cantina che stava mettendo a posto i vini. Stava riparando l'asciugatrice. Grazie Lorenzo per i 31 mesi. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. Quello è Samoa Joe, quindi. È confermato che è Samoa Joe, lui. Parla bene. Però non è lui che parla, mi sa. L'hanno doppiato. Sì, che rimane. È lui? Inizia. How about a little kill music? Mamma mia. She had dumped like a truck, truck, truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Lo vuole. Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show. Listen, you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Mammina. Cioè, di tutto quello che potevano far vedere di una serie su Twisted Metal hanno fatto vedere zero. Beh, c'era la maschera del pagliaccio. Assolutamente, il resto che sono macchine che si sparano tra di loro, dove? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you. Ma per adesso nessuna gran bombetta, eh? No, molto piatta come presentazioni. Molto piatta. No, Krillin! Mi è dispiaciuto. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through. Hades 2. Sai che stavo proprio per dire la stessa cosa?
I'm here again. Le è scappata l'anima. Non è. Non è. Però sembrava. It's a rewind time. No, che palle giochi così. Che poi un gioco anche action diventa puzzle game immediatamente. Bellissimo. Adesso questa roba qua, perché tu devi fare il gioco, poi perdi, devi rifare mentre c'hai il tuo clone che stava rifacendo la stessa cosa e tu devi fare l'altra azione. Perché loro vogliono è un try and error infinito. Esatto, loro vogliono mettere sempre delle meccaniche nuove perché pensano che tu debba fare quello. È uscito Diablo 4, è uguale a tutti gli altri Diablo ed è fantastico. Sì. C'è un buon cazzo di motivo? Anche i giochi VR adesso li stanno facendo tutti così. Devi fare il robot che fa una mossa, prendere l'altro che lo prende e fa rotolo di coglione. Ah, Immortals of Avenue, è quello che fa le magie. Ma guarda, arriva lui, adesso lui fa... Ciao, grazie. Agli stivaletti l'ha un solo. Anche la canzone. You're the main character Jack, right? Yes, I'm playing the main character Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's a, I guess they call him a street rat. No, per tirar su. During a è un peccato, però, perché avevo altre aspettative. Pensavo che punto molto su questo e su Microsoft. Anche se sabato con l'Olson Direct, secondo me tutti cai il cazzo, ma io sono lì che me li sento. Sembra Michele Bravi. È Michele Bravi, sì. Elden Ring, o così il DLC di Elden Ring, dici? Possibilissimo che sia quello. Possibilissimo che sia quello. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you. Sono andato all'autogrill della Bauli. Confronting Sandrak directly. L'avete visto? Sì, c'è anche il signore che chiedeva le monete, sì. però hai visto che gli avrei dato 10 euro per quei bagni, sì. Perché erano veramente puliti. Mamma mia, ma poi lunghi, sembrava tutto marmo dappertutto, e la zona cucina c'erano 14, sì, non avete visto perché c'hanno le fiorentine, sì. No, era chiuso però. Sandrax literally pushed us to the edge. È che è troppo vicino a casa mia, quindi non è che mi devo fermare, però ogni tanto se posso mi fermo là. Avete preso i momenti? E due. Non abbiamo ancora mangiati. No! Eh no, ho tenuti. Però si induriscono. Brioche. Grazie Simo. Questo mi attira come no, però. A me attira. È metà però... e metà. È anche un po' power lui. Cioè Immortals of Aveum è uno di quegli action RPG free che mettono su Steam fatti da un singolo sviluppatore. Beh, minchia. Il titolo, dico. Ah, ok. No, le ha colpito il cazzo della statua. No, c'è il vampino. Ma se l'ho già visto, E non me lo ricordavo. È che deve stare sempre così. Cosa sto vedendo? Cos'è sta roba? Snake! Abbiamo bisogno di... Dove l'ha messo il telefono? Oh madonna! Però che figa, sta scena. Aumentassero le FOV? A posto. Perché ha saltato? Questo giocatore di Fortnite. Dai, rispetto allo scorso trailer, questo è già molto più interessante. L'abbiamo visto da soli, no? Sì. No, cos'è? Mi sento black, normali. Si è addormentato. Quanto stile diverso. È veramente tanto Ghostwire Tokyo. Non molto. So perché, però sì, ma è... sì.
tutte, proprio tantissime. E no, non capisco perché. Cioè, non è gli stessi sviluppatori che hanno fatto un altro gioco. Mi era piaciuto Ghost Recon Tokyo, dovrei dare un'altra possibilità, che te era piaciuto. Più che altro mi è piaciuto esplorare Tokyo in 3D con i negozi esplorabili. Però tecnicamente anche lì eravamo un po' vecchiotti. Dovrei riprovarlo qui, che c'è sul Game Pass. Vedi l'idea di essere noioso e poi troppo colorato, eh? Ma noioso magari no, però... Dipende se devi tenere premuto o se... Quello, la differenza tra noioso e noioso... No, è che se, devi, se tieni premuto e fa lui, oppure se c'è un po' di dinamismo. Fino adesso no, usi lo stesso attacco. Mi piacciono i movimenti delle mani, però. Cioè, non sono banali. Non è solo... Cioè, fa proprio dei gesti. Poi magari ne fa tre. Allora, vediamo se qualcuno lo tira fuori. C'era un gioco di tanti anni fa, di un mago... Ho capito quale. Quello dove mischiavi le magie in prima persona e le tiravi con le mani. Era un indie, quale, sì. Carino, però non mi ricordo il nome. Però era un po' una merda di gioco, in realtà. E le magie le facevi quelli che volevi tu, dovevi muovere il mouse. Lichdom Battle Mage, bravissimi. Ma com'è che vi viene magica, ragazzi? In prima persona. Magica è da un elicottero. Chapter 4 Season 3 Wilds launches and today Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed revealing a vast. Prima abbiamo visto l'editor, adesso questo è la season. A whole new battle pass lineup where you can unleash the power. Yes. Of Cybertron. Perché c'è Pantera Nera bianco. Ma Fortnite è ancora vivo, veramente l'hai chiesto? Che è ancora la battaglia del più giocata, del uno dei giochi più giocati, pure con battaglia milioni di giocatori in meno. Ce ne sono così tante altre. Sì, ho visto. Non parlo, non sono ancora. Perché il protagonista sei tu. Ah, i dinosauri! Sì, no, pensavo venisse fuori coso. Non serviva. Non serviva proprio. Vabbè. Ormai fanno quello che vogliono, in forza. Beh, non si sono mai trattenuti. Cazzo, vola. Tarzan. Magari. Ma è un che disto... La Transformers! Oh, madonna! Ah, è Beast Wars! Ecco perché Into the Wild. Adesso Gabriel lo inizia a giocare, guarda. Lo sta scaricando. Cazzo merda. Per piccino, è solo la skin. Oh la madonna, quanto grosso. E niente, quanto casino. Quanto fa ridere che sia piccolo. Optimino, va bene. E chi è che guarda? Una signora. È una signora che guardava. Sì, però... Bravi, Transformers. Sì, ma potevano farlo vedere qualcosa un po' di più, però ok. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Che già, che monnezza di conferenza, ragazzi. È abbastanza una merda. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore. Expansive world, Elden Ring. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. Puoi dire quello che vuoi, lo è. Puoi dire quello che vuoi, lo è. Non è che se lo dici, lo è. The rumors were true. The rumors were true. Non è The Ring. Non è Elden Ring. È una finta. È Final Fantasy? Oh mamma mia, ma chi se ne incula? No. Rumors are true. E invece non era vero niente. È Final Fantasy 7-2.
Ma certo, non avevi capito? No, pensavo, non mi ricordavo neanche dove uscire. Sì. Cioè, mi sono dimenticato che finisce a metà. Veramente sti gran cazzi, gatto. Tantissimissimo. Questa è la bomba, una roba che sì, doveva uscire. Fatto visivamente, aspettavo anche qualcosina. Si muove manco l'erba, gli passa attraverso, madonna. Asking me this? This is gonna sound crazy, but si sta dando la spada sui calcagni, Cloud. Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Insomma, posso dire un po' insomma, ragazzi? The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Seconda parte di 3, tra l'altro. Sì, sì. Di 3? Sì, sì. Ma fai 4, erano 4 dischi, fai 4. Sto punto. Whatever happened. He's alive. Ma minchia che vecchiaia, sto vedendo. Perché l'hanno fatto identico all'altro e il terzo sarà uguale. Capito, ma è passato quanto dal primo? Ma non importa, lo fanno con la stessa grafica. Va bene. Voldemort. I dissenatori. Erano due dischi, 7, non era 4? Erano 3. È uno in omaggio, allora. E quella colonna sonora. She may be new, but she's still a Turk. Non ho giocato vecchio, non ho giocato nuovo. 2020, no, il no, nuovo è no. Carino. Mi ha divertito per un po', poi mi sono rotto le balle e l'ho finito subito. Fu epica. Puoi usare la tigre? Sì. Anche del secondo Mario. Ah, ok. Keep her away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you. Adesso ti appoggio il telefono, pronto? Di nuovo! Pausa, aiutami a capire come funziona qua, sono vecchio. Che c'è? Lo devi rispondere. Devi premere il verde, devi premere. Allocca, allocca. Grazie, bevi l'acqua, Alex. Mai sopportato Final Fantasy è un parolone, visto che tutti i giochi sono completamente diversi. Però si può dire che lo stile molto giapponese li ha sempre accompagnati. Non così tanto, anzi, Final Fantasy forse è stata una delle prime saghe che un po' ha portato i giochi giapponesi in occidente, proprio perché non era Dragon Quest. No, ok, ok. Però molto diverso. 2024, che la bomba è 2024. Sì. Insomma, che conferenza della minchia. SGF Playdays, a hands-on event for media here. Sarà disponibile in due dischi, che vuol dire? Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game. Vabbè, quest'anno ragazzi fanno la EEC 2, quindi sarà quella interessante da seguire, dai. No, per me Microsoft ci butta. Allora, sembra confermato Fable. Hanno fatto un trailer tutto glitterato con la musica di sottofondo di Fable. Ok. Quindi... Co? Beh, possibile. Il 2-3 lo era, no? A due, non so. Se ne vanno. Si va? Si va a dormire? Allora, io adesso. Mamma mia, ragazzi. Ti voglio dare il tuo regalo. Sì. Così te lo porti anche già via. Almeno finiamo con la bombetta. Sì. Niente, due cose. Non abbiamo fatto un cazzo, non abbiamo fatto. Sì, sì, tre. Serie TV, il trailer solo cutscene, World Premiere. Niente, remake, The Day Before, niente. Abbandoned, neanche il pacco di giochi. Niente, manco quello. C'era Assassin's Creed, togli, lo mettiamo. Perché c'era... No, non c'era. No, era c'era. Prince of Persia, hai ragione. Un remake, c'era un remake. No, GTA 6, no. No. GTA non c'era 6, Kojima. Non c'era niente. Non c'era Cyberpunk. C'è un cazzo.
GTA 6, io non mi aspettavo GTA 6, mi aspettavo qualcosa di nuovo. Cioè, roba nuova c'era, ma era tutta... GTA 6 era un'esagerazione. Mobile, sì, sì. O roba... A Final Fantasy 7 è un remake. Vabbè, però... Che allora, è vera questa cosa. Arrivo, Vai, sono curioso. Salgo le scale. Quella è la bombetta, è rimasta questa qui. Max Payne, che è questo signore che fa la spesa. Aspetta che mi porto su un sacchetto per fare l'effetto sorpresa. Come ci arriva il mouse lì? Ah, sì, sì. Cosa devi fare? Ah, me lo stoppare. Cos'è quel dito di topolino? Sembra Cuphead. No, lascia lì, adesso io arrivo. And one more thing. E non c'era, non è vero. La demo di Lies of P, quella è una cosa interessante. La bomba finale, Federica, è stata Final Fantasy VII parte 2, in due dischi. Che, chissà che cazzo vuol dire. Io qui resto fino a martedì, ragazzi. Mi hanno rapito? Sì. Sì, diciamo che il prossimo evento sarà domani pomeriggio al suo orario. Giochiamo Diablo. Giochiamo assieme, abbiamo il placement di Nvidia. E poi le prossime conferenze saranno sabato alle 18, è la prossima. Esatto. Allora, ti ho fatto due regali. Uno è per... Grazie, Nairel. Uno è perché bisognava averlo in tutte le salse. Ed eccolo qua. È GTA 5 che abbiamo comprato dappertutto, esatto. È veramente, con questo ho tutti i GTA 5 possibili, anzi dovrebbe uscire anche per next gen in teoria, lo prenderò anche lì. Bravissimo. Grazie gatto. E questo invece è il regalo tra virgolette vero. Ok, vediamo se sai lo che riconosci. Non lo riconosco visto così, forse se lo giri, se lo giro è possibile. Ci sono tutte le immagini. È Disaster Report? Yes. Quale? L'uno. Il primo? Sì. Oh. A parte che questa copertina è incredibile. Si vede? E dietro c'è l'intero gioco in fotogramma. Veramente? Questo se le ritaglio le faccio... Se te lo passi vicino così lo vedi tutto. Ma facciamolo, l'abbiamo già fatto Disaster Report 1? Sì, ma in giapponese su PlayStation 2 non so quanto... Bellissimo! Vorrei aprirlo per vedere cosa c'è dentro, perché pesa. È usato. Perché però pesa? Sì, puoi farlo. C'è scritto che il libricino era la versione meno peggio. Ok. No, magari no, voglio vedere il manuale. Non lo so. Sì, me l'avevano spiegato cosa vuol dire quello, però è passato due mesi e non mi ricordo più un cazzo. E usa Google Lens. Non funziona così bene come spereresti. No, lo uso spesso, però... Non in giapponese, però. C'è il libretto. C'è il libretto senza copertina, un po' inquietante. Cioè, tu lo vedi e sembra work infatti in progress. Vedi che il libretto è un po' rovinato, per quello che ha abbassato anche... la qualità. Prova a vedere secondo te cos'è questo, perché non so mica. Questo... Cos'è la pubblicità di un'altra roba? Sì. Un po' sexual. Si credo sia la pubblicità di un altro gioco. Ci sono gli artwork dei protagonisti. Sei incredibile, gatto, questa quello roba. Quello lì invece è il libricino, che questo è quello che dice che è usato, però non è compilato. Ok. Se volete vedere il perché di questo regalo, Matthew ha montato tutte le live del primo Disaster Report. E in teoria sta montando anche quelle del secondo, se mi sbrigo ad andare avanti. Semplicemente. Questo manuale è bellissimo, perché è tipo una guida di sopravvivenza. Ma i manuali erano tutti belli. Ma molto figo. Quelli vecchi, sì. Grazie, gatto. Prego. Sapevo, l'ho proprio cercato. Ma tra l'altro sembra... GTA l'ho preso perché sì, però stavo cercando proprio quello. Ok. Questa locandina è veramente non di Disaster Report, sembra un Evangelion. L'ho trovato comunque perché era sotto... No, non è vero che era sotto l'età giusta. A capire? Mi ha aiutato Kage. Come hai fatto a capire che fosse... Kate, sì, Kage è regalato, esatto. Mi ha aiutato Kate, che non so se è in chat, che sa il giapponese. E infatti siamo entrati in quattro negozi diversi e a cercare la lettera giusta. Giustamente. Che bello. Quello esclusivo giapponese, che tra l'altro adesso rosico perché avrei potuto chiedergli quello effettivamente. C'era un Disaster Report esclusivo giapponese. Cazzo, non lo sapevo. Quello. Neanche io, cioè, non mi è venuto in mente di dirtelo. Okay. È esclusivo PlayStation 3, ok?
ho PlayStation 4 ed è con i kaiju. Andiamo in Giappone assieme. Solo per prendere quello. Facciamo guarda, il tour mi sarei. Glielo avrei chiesto. Perché lui anche ha fatto fatica per prendermi qualcosa. Mi sa, non sapeva bene cosa prendere. No, perché, perché cioè, sono un sacco di giochi usati. Che cazzo porto? Lo so. Perché portate a casa GTA, ma era una stronzata. ma solo perché era una stronzata, ma non perché avesse un valore in sé. No, questo, certo, questo aveva un senso per questo il canale. Questo è molto bello. Tutto quanto. È molto bello. Però, cioè, non avessi fatto quello, che cosa ti avrei portato? Del cibo, no, no, okay, no, sempre a tema videogiochi, roba del genere. Tema, cioè, ma io, guarda, io lì probabilmente comprerei metà della roba. Sì, però non è che sì, ho capito, non è che te ne compravo metà della roba. Io era giusto per portarti una roba. In un mercatino dell'usato ho trovato Dragon Quest 7. E dopo ti porto di là, così ti porto a casa. Ma se vuoi, sì, ecco qua. Grazie. Oggi vado via felice, vedi, tutta la roba. Grazie, Pixel Master. Comunque è andato benino, no? la live, c'è avuto un po' di sì, poi magari scatti. Possiamo sistemare un pochino e non so come, perché ho fatto comunque alleggerire un po', forse no, è che non riesce a reggere. Quella l'ho messo a 1080p il monitor, però fotogrammi persi è zero, quindi no, la live è andata bene. No, il problema era il video lì che ogni tanto scatticchiava, però la live è andata perfetta, sì. È che ha tre schermi 2K, 2K e 1080. È quello, sì. Non vi fate un po' di pubblicità? Il Termoli Comics è dietro l'angolo e lui non c'è. Lui per quello ci va. Non facciamo la pubblicità qui. Alle coccole di Sif. Sì, ho ancora le mani bisunte. Vabbè, le avrà anche domani. È probabile, sì. Allora, nei prossimi appuntamenti. Domani mattina io non farò la live, perché a questo punto mi riposo, e la facciamo assieme alle 2 al suo orario. Mm-hmm. Facciamo 2 ore di Diablo. Domani sera faccio la live regular, vuoi fare qualcosa assieme, giochiamo qualcosa? Se vuoi, sì. Va bene. Voto conferenza. Che schifo. Veramente, allora, io non è che abbia tante aspettative. No, però è stata un po' una minchia. Più che altro è stato tutto piatto, sì. Nel senso, non c'è stata nessuna bomba che tu dici, anche perché quando Geoff li presenta prima i giochi è un problema, perché almeno... Non te li cioè, sì, esatto, non c'è... però comunque... Almeno anche c'è quello. Ce ne sono stati un paio a carrellata, però erano tutti dimenticabilissimi. Sì, infatti. È stato molto piatto. L'unico problema è quello. Se ci fosse stato un po' più di saliscendi, io accetto anche i giochi un po' inutili come i free-to-play per cellulare, quello va bene. Però Guerrilla è stato meglio. Mi sono perso Guerrilla, non ci ho pensato. Era ieri, hanno presentato un botto di roba. La bomba non può essere Final Fantasy Parte 2. Cioè... No, Devolver ve la raccontate voi domani. Devolver sarà bellissima, però. Cazzo, se no. Le ultime 3 live di Devolver sono state una rottura di coglioni. Con loro che se la menano per 20 minuti per fare tutti i figli di sto cazzo e presentano 2 giochi. 10 minuti per un gioco, no. Domani sera vuoi giocare alla demo di Lies of P e la vediamo insieme? Sì. Volendo, se vuoi, se no... per metterci perché qua perché da qui vuoi fare? No, facciamola da te. Ma è uscita anche su Steam, non solo uscita su console. Su Steam? Guardo lì, ma è uscita su PC anche? Perché mi pareva avessero detto anche su Steam. Allora potremmo provare quello. Io guardo perché sono curiosissimo. Sì, sì, sì. 23 giga portaci. Ma non è niente. Benissimo. Dai, proviamo Diablo quello domani 8, sera. 80. Sì, tra l'altro. Ok. Allora scarico su Steam, assolutamente. Poi per altre conferenze l'unico gioco per il cellulare che accetta Snake. Esagerato. Non è vero. C'è GTA San Andreas. Poi siamo su altri livelli, ma non è vero. Bugia. Dov'è che vedo le mie storie? Ecco qua. Allora, ci vediamo. Da qui, il 10 alle 18 e alle 19, che abbiamo Wholesome, bello, Future... Future potrebbe essere interessante, dipende. Se c'è qualche bomba, anche un paio di bombette nel Future potrebbero essere interessanti. Non lo so. E poi le bombe vere arriveranno l'11 giugno con Xbox e PC. E uno dei... No, PC è una noia terribile. Perché non perché interessa, però a me interessa perché è comunque... Ci sono dei giochi belli ogni tanto, ma la conferenza... Però dopo l'Xbox c'è anche Starfield e lo sviluppatore ha detto dovete portarvi un cambio di mutante. È vero. Allora, loro devono stare fermi con queste frasi. Nel 2023, però l'ha scritto su Twitter per i fatti suoi, eh.
Cioè, uno ha detto: non vedo l'ora di vedere Starfield. In realtà ha detto: allora devi portarti un cambio di mutande. Perché farà cagare. Ma ti immagini? Speriamo di no. Speriamo di no. Io grazie, ho un po' il culo strettino per Starfield. Comunque, ancora adesso. No, culo stretto no, perché ormai tutta la roba che è uscita non è che mi abbia fatto chissà che cosa. Quindi sono molto medio. Diciamo che le carte in regola per essere il mio GOTY. Lo sarà? Mocha confermato domenica, direi di sì, sì, però non ci mettiamo qua per via dell'audio, sì, quindi lui sarà in ufficio dall'Ale, io nel mio e Moro nel suo. Sì. Ci ho provato comunque a chiederglielo, mi ha detto vaffanculo. Bene, veramente? No, vaffanculo, però è stato più educato. Blade Remnant 2 è il mio gioco dell'anno, di attesa. Ah, di attesa, okay. Poi vediamo Starfield, però Remnant 2 sono lì, eh. Vero che Ubisoft ha presentato un gioco stasera? Ubisoft Persia, le cose. Boh. Ok. Va bene, vi salutiamo che sono le 11. E la mia pancia ha fatto e quindi buonanotte. Buonanotte a tutti, buonanotte. Ci vediamo domani alle 2 alle da me. Alle 2, da lui e da me. Esatto. Da tutti. Ci vediamo anche tu la fai alle 2? Sì. Allora sì, ci è per quello che due. Non la faccio la mattina, okay, perché la faccio direttamente alle 2. Ciao belli, buonanotte. Ciao.